Hello? Come procede con lo sviluppo della tua superregia? Professor Tapso, benone direi. Sto sistemando le righe di codice finali e gli ultimi test sono andati a gonfie vele. Spero davvero che il mio software intelligente rivoluzioni il mondo dell'intrattenimento. E se sarà un successo è anche grazie a tutta la strumentazione. We'll be right back.
What the fuck? It was mutato. Maswobs. Ora non lo sono più. Buonasera a tutti, amici video spettatori. Buonasera. E benvenuti in questa nuova live della blind run di questo splendido gioco che è Inside All Eyes on Me, All Eyes on Me. Grazie a Jonathan Borgheresi che si abbona per la prima volta, grazie a Emuv, settimo mese, Venere Moonchild, 25esimo, Kimbrutz, 14esimo. Buonasera amici, non so che dire a sto giro, quindi visto lo spoilerino pre-live, forza Amsterdusk. Vedremo poi come sarà finita. Ragazzi, Chiara è qua accanto. Arriva, ve lo giuro. Grazie a Lolzy Violet che si abbona per il 17esimo mese. Grazie a Lilium che si abbona per il 42esimo. Amici, grazie a Carpacoi, la puntata finale del 7 fiori dura circa, in realtà 34 minuti, mi diceva Chiara. 34 minuti di puro godimento. Mamma, te lo giuro. E credo sia la puntata più bella che abbiamo fatto. Meno male, sì, è finale, cazzo. E vorrei davvero farvi vedere i primi 20 secondi perché sono bellissimi. No. Non posso fargli vedere neanche i primi 20 secondi. Primi 20 secondi. Ma glielo ha fatto vedere. Ma 20 secondi, ma dura 34 minuti, ma che so 20 secondi? Conta 34 per 60. Sono tantissimi. 20 secondi è come dare una briciolina di pane a uno che vuole un panino al McDonald's. Mi ha mangiato. Aia. Mi sono pinzato il naso fra due tasti da tastiera meccanica. Grazie a Joe Galadon che si abbona per il 15esimo mese. Grazie a Shimo che si abbona per il settimo. Vi seguo da moltissimo, ricevute sub regalo, è iniziata la strike di autosub con inscription, bella, riseguita con DX e sto continuando con Inside, vi voglio super bene, grazie Shimo. Grazie a MTB che si abbona per il 34esimo mese, che bello lo night e tutto il resto, ma fate tornare gli appuntamenti il martedì con i vecchi ospiti come Cikibe, ma soprattutto mashamps.com. Allora, ne parlavamo stamani con Chiara, Chiara vorrebbe tornare a fare live regolarmente sul canale. Stiamo pensando, fantastico il nickname cartolaia amica, adesso ti leggo perché non posso non farlo. Chiara vorrebbe fare live di mattina. Nel caso così, feedback, quanti si collegherebbero? Perché noi non abbiamo mai coperto la mattina, ma tanti colleghi ora lo fanno. Penso a Mike, ma insomma ci sono tanti colleghi che ora di mattina si mettono a streamare. E quindi mattina perfetta, o figo. Aganao all'uni, io sì, yes, yes, dipende, il giorno ancora non lo sappiamo, di mattina 100%, dipende dal giorno, mattina sì verso le 10 credo, non so quando volete cominciare, io ho visto che più o meno i canali vanno online alle 10, esatto, 10, 10 e mezzo, e dipende ovviamente dall'università eccetera eccetera. Comunque ecco, ci piacerebbe tenere il canale attivo anche di mattina e così almeno non dobbiamo stravolgere nulla dell'equilibrio attuale. Get your fucking hands up, get a man on your seat, all eyes on me, all eyes on me. Dai, posso fargli vedere 10 secondini e poi si parte? Get your fucking hands up. Sono 3210. Get a man on your seat, all eyes on me, all eyes on me. Hands now. For pray me. For me, heads now, pray for me. Dicevo, sono 3211 sub al momento in cui parlo, 53% della livello 2, ma gli vogliamo far vedere in che cosa li spendono sti soldi? 20 secondi, 20 secondi di 34 minuti, non ragazzi, so mi niente. Spendete nella mia psicologa, non ironicamente. Grazie, anche grazie a Rio Nero che si abbona per il quinto mese. Beh, sì, di spendere nell'S lunga, facciamo la spesa all'S lunga. Grazie a Tom JDDT che si abbona per il 14esimo mese. Buonasera, sei io ci vado metodicamente, religiosamente, una volta alla settimana. Da 8 mesi non salto un appuntamento, di tanto due volte alla settimana quando mi fa facciamo che ci vediamo anche un altro giorno, va bene, va bene.
quindi dai, dai, ragazzi, dai, per questi subanti, livello 2 dell'Hype Train 73%. Ma perché sono bianchissime? No, oggi le luci sono pazzissime, devi abbassarle perché sono veramente altissime. Luci. Allora, ragazzi, vi faccio vedere questa piccola cosa, va bene? Ma piccolissima proprio, ma una roba che non avete idea di quanto è piccola, ok? E dai, fatti vedere. Ah. Dai, è buona, fai il bravo. Sistemiamo il fuoco. Questo scatto Iris, è perfetto. Ma che stai facendo? Oh. Quante volte devo dirtelo di non perdere tempo? Ma un solo Carrablast e avrei... Esatto, Pokémon Snap Earl. Esattamente. E va, basta. Basta. Voglio dire chi vince il torneo, non lo so. Non lo so chi vince il torneo. Non lo so sinceramente chi vince il torneo. Grazie a Jakinator che si abbona per l'undicesimo mese. Non ho capito. Chiara di nuovo lo psicologo, sì. Cosa? Cos'è? Che succede? Non ho capito. Ah, ok, ok, il torneo di Unite. Ragazzi, mi dicono che vi state iscrivendo al torneo di Unite, grazie Schreber delle 5 sub. Sì, sì, no, mi dicono dalla regia cose, ma tranquilli, ci vuoi ancora armato per fare certe cose. Grazie a Schreber che regala 5 sub, grazie mille. Grazie, 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 grazie. Mua. Ah, grazie a Sportella che si abbona per la prima volta. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Chiara porterà Hogwarts Legacy in live. Quando esce? No. Ok, grazie a Taitos Love che si abbona per il 30° mese. Niente, ragazzi, però. Ragazzi, sono combattuta fra il mio aver apprezzato la saga in età adolescenziale, e per apprezzato intendo che rileggevo religiosamente i libri più e più volte, e il non voler avere niente a che fare con questo franchise, perché per quanto possa non esserci la mano dell'innominata innominabile dietro Hogwarts Legacy, i diritti sempre, è sempre suoi, suoi. E quindi di conseguenza, ma infatti non te l'ho neanche proposto di guardare lo State of Play stasera, di conseguenza mi dispiace, però non me la sento di supportare un franchise i cui proventi vanno a una persona che si è espressa metodicamente più e più volte contro alcune delle cose in cui credo più saldamente, e quindi mi dispiace, ma non penso di fare niente a tema. E allora nada, ragazzi, baba nada, mi dispiace, però obiettivamente sostengo Chiara al 100% nella scelta, sinceramente. Cioè, immaginatevi la stessa cosa, ma per qualsiasi altro prodotto che anche ci può piacere un sacco, come Pokémon, se domani venisse fuori che Pokémon esce e dice, non lo so, siamo contenti dell'invasione della Russia, cioè dovremmo schierarci da una parte o dall'altra, quindi esatto. Viviamo in spesso e volentieri un mondo, in a society, in un mondo che non vuole mai prendere parti, non vuole mai schierarsi, invece a volte è necessario farlo. Cioè, io capisco che è una grande occasione persa, perché a livello di occasione per il canale, soprattutto nell'ottica di un mio voler ricominciare a avere uno spazio in live, sarebbe perfetto. Però preferisco perdere questa occasione piuttosto che sentirmi parte foraggiante di un sistema che non approvo. Per esempio,
avevamo accettato il lavoro di Blizzard mesi prima che venisse fuori il macello, quindi ormai eravamo coinvolti e non potevamo più tirarci indietro, però non è che ci abbia fatto proprio così tanto piacere dover ospitare una diretta per una azienda che non ci rappresentava dal punto di vista umano, ormai era andata e quindi potevamo farci poco, però ecco, ce lo siamo chiesti in realtà già all'epoca, ma sarà il caso, non sarà il caso, purtroppo è così, quindi c'è poco da fare. Comunque, ragazzi, questo è lo spoilerino. Per il resto ci vediamo domenica con questi 34 minuti di episodio. L'episodio concluderà la storia e poi si passerà al resto, quindi ovviamente non c'è solo l'episodio, c'è anche la top 8, quindi abbiamo insomma tante... Ti cucio la bocca. No, ma va, no, non mi permetterei mai. No, non ti permetteresti mai. No, mi permetterei mai. No, non si permetterebbe no, mai. No, ti giuro, no, ti mai. Cucio la bocca. No, c'è la top 8 poi. Bisogna rispettare i propri principi, esatto, sempre, questo sempre, ci mancherebbe altro. La live durerà, credo, 7 ore. All'incirca. Ho la scaletta qui. Eh sì, 7 ore, poco meno di 7 ore, ragazzi. Grazie Atlas che si abbona per il secondo mese. All'incirca 7 ore, ragazzi. Quindi tenetevi tutta quanta la domenica libera. Dal pomeriggio cominceremo alle 2:30 e finiremo verso le 9:15. Sì. E Chiara ha temuto, giustamente. Non abbiamo visto noi The Batman, ne parlano tutti molto bene, sono molto curioso. Sono stracuriosa anche perché io amo Zoe Kravitz, mi piace da morire. Ma certo, Zoe Kravitz, grandissimo. Ah, grandissima intendevo dire, certo. È la figlia di incredibilmente... Lenny Kravitz, ma ok. Dai, pensa okay. Quello un lo conosco. Po'. Pensa Mary Kay Woman! Hai presente Mad Max? Sì, è la... coprotagonista? No. Ecco, non è Charlize Theron, è una delle Funk. Okay. È una delle mogli dell'imperatore. Ok, ok. Quella piccolina, carina, bellina. Quella che è incinta? No. Vabbè, comunque ok. L'unica piccolina, bellina, tutto altissime, stangone, okay, ce assurde, n'è una e poi c'è una piccina lei. E fa Catwoman nel nuovo Batman. Ah, ok. L'ultima Catwoman che ho visto è Halle Berry. Minchia, Halle Berry. Madonna, Halle Berry. Sì. 20 miliardi di spanne sopra Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Mannaggia. Michelle Pfeiffer. Vabbè, ragazzi, oggi sono simpatico. Benvenuti in questa nuova live di Inside. Il gaso. L'ultima puntata è stata veramente il caso. In realtà, sono sincero, mi ha devastato la live di ieri di Hollow Knight. Mi ha distrutto mentalmente, in senso positivo, e non ho pensato altro. Quindi ora devo risintonizzarmi su Inside, perché la puntata di ieri sera di Hollow Knight è stata qualcosa di incredibile. Mi ha proprio... tatuato addosso delle sensazioni che ancora non sono riuscito a togliermi addosso, cioè a togliermi di dosso, sono ancora lì con la testa, sono ancora in quella mappa, in quel punto, e non pompare a 1000 la luminosità che su YouTube poi non si vede niente. No, al contrario, pompate a 1000 la luminosità che su YouTube non si vede niente. Ok. Esattamente l'opposto. Right. Che ti serve? I joystick, se no non giochiamo. Te l'ho lasciato apposta lì. E ti faccio un ringrazio. Ok. Vabbè, ma intanto anche qua mi sembra di vedere che... cioè, se no non si vedeva una minchia. Fai pure lo switch dello schermo. Comunque niente, Hollow Knight mi ha devastato la vita. E in senso positivo... non vedo l'ora di giocarci lunedì. Perché è stata proprio un'esperienza mistica stare lì dentro. Ha un cambio di mood importante quel gioco, eh. Perché fino ad allora... era losco, ma non così losco. Invece poi, da quella mappa in poi, diventa proprio un dramma, diventa qualcosa di estremamente anche crudo, e non me lo aspettavo. Mi aspettavo che sarebbe rimasto in un tono fiabesco. Mm-hmm. Invece c'è stata proprio... Vabbè, non fare spoiler perché... No, non faccio spoiler, no, ci mancherebbe altro.
C'è stata proprio un'inversione di rotta forte sul mood più di quanto mi aspettassi. E Lidia, sono d'accordo, guarda, non avevo tanta angoscia per un gioco 2D proprio da Detention. Cioè, ieri mi ha messo angoscia come quando si giocava a Detention. Hai ragione. Ottimo, ottimo commento. Quindi, e non ho visto nulla, vedremo. Vabbè, ma arriverai ai titoli di coda e non avrai visto nulla. E sì, come sempre, grazie a Games Addicted TV che si abbona per il 35esimo mese. Buonasera, Saido e Chiara. Oggi siamo a 35 mesi insieme. Domandina, riporterai qui sul canale Martha is Dead, il gioco horror italiano che avevi portato in live sul canale di Everyeye settembre-ottobre? Buona live, vi si vuole bene. Grazie a Radelp che si abbona per il 16esimo mese, Pog anche a te. Non lo so. Non lo so perché mi devo informare, io non vi porto mai giochi brutti, o meglio, non vi porto mai giochi che credo siano brutti. Non ho idea di come sia Martha is Dead, mi devo informare su come lo hanno recepito i giornalisti, recensori, quant'altro. Devo un attimo orientarmi, vedere se ne vale la pena, perché Certo. ragazzi, Perché il non... tempo è poco. Il te... Bravissima! Banalmente il tempo è poco e non possiamo permetterci il rischio di usare il poco tempo che abbiamo per dei giochi che non sono ottimali per il nostro modo di giocare, per il tipo di pubblico che abbiamo. Quindi non è neanche necessariamente una questione di gioco bello o gioco brutto. Bisogna proprio vedere se è il gioco giusto, perché altrimenti rischiamo di togliere spazio a altri giochi che piacerebbero di più a noi e a voi. E quindi ecco perché preferiamo, insomma, fare queste selezioni. Detention, ma la stessa casa produttrice ha fatto qualcosa da portare in live. Le abbiamo portate tutte e due. E Detention e Devotion. Devotion mille spanne sopra Detention. Vabbè, Detention parte alto e Devotion, Devotion spara proprio porca a troia. fanculo. Ecco, Devotion è un altro dei giochi che avremmo dovuto citare quando dicevamo vuoto rimasto post serie. Post Devotion devastante. Quando parlavamo di post Del mort, vuoto, mamma è mia, vero. mamma mia. Le atmosfere di Devotion incredibili. In assoluto il gioco horror più bello di tutti quelli che abbiamo provato. Per me ha vinto su tutto. Ha vinto anche su Silent Hill 2. Per me ha vinto. Non sono d'accordo, però capisco. Da spettatore, Infatti, cioè, infatti. calcola che la mia è un'esperienza che non tiene mai conto del effettivamente mi sto muovendo nel mondo di gioco, quindi magari il modo in cui tu interpreti quel momento di tensione perché hai addosso il mostro e quindi devi muoverti per scappare, io lo perdo perché ti guardo e basta. E Certo. quindi da spettatore per me è sopra. Per me Devotion è il gioco che riesce a rendere PT un gioco. Tutti gli altri ci hanno provato e hanno fallito. Devotion si ispira a PT, quindi vuole ambientare tutto il gioco all'interno di una casa. Ci riesce in una maniera che in realtà supera PT perché PT voleva essere una demo. PT non aveva il coraggio di ambientare un intero gioco in una casa. PT poi ti voleva portare fuori la tech demo, ti Certo. avrebbe tenuto lì, ma poi dopo era un teaser. Invece Devotion dice: ma perché non facciamo davvero un gioco in una cazzo di casa? E il modo in cui lo fa, il senso che dà alla presenza del giocatore nella casa è incredibile. Quindi, insomma, Devotion tra i top 10 giochi che abbiamo giocato qui sul canale da quando è aperto. Secondo me, top 5 addirittura, sì. Bellissimo. Grazie a Bellissimo. Lycoris che si abbona per il 14esimo mese, rinnovo veloce che si va a ripassare per l'esame di domani, recupererò sicuramente, grazie mille, grazie all'Adeb che regala una sub, grazie a Sgavan che si abbona per il quinto mese, grazie a Giovanni Smedile che si abbona per il quarto. Ciao Saido e Chiara, grazie per tutto il lavoro che fate, purtroppo per ora posso supportarvi solo con l'abbonamento Prime, spero prima o poi di poter passare alla Tier 1, intanto mi godo questa live di Inside, buona live a tutti e soprattutto Team Chiara. Grazie mille, tra Yeah. l'altro stanno per tornare anche le Dan Battle, mancano circa 14 episodi alla fine della Blind Run, no un po' di più, Allora, ragazzi, oggi ho pubblicato il 17, 62, calcolando che si arriverà 79, sull'80. 78, 79 sono, sì, Sì, all'incirca. ma poi c'è la live del DLC e poi dovrei anche finire questo DLC, quindi a un certo Ma è punto finito, manca solo un dialogo. Non è finito il DLC. non dovevi finire di registrare roba sul DLC. Manca solo un dialogo. Ah sì, vabbè, delle battaglie, però, cioè, magari, ok, lo faccio in locale direttamente, magari. Non lo so, vabbè, Boh, comunque. vediamo. Io ho il bisogno fisiologico di chiudere questa serie a un numero tondo. Ok, Quindi serve qualcosa l'ottantesima mi puntata. invento. O su 80 o su 85, perché sennò sto male.
Ecco. No, no, è stato un lavoro incredibile questa blind, ma sta arrivando alla fine. Quindi torneranno le Dan Battle. E tra l'altro, e qui chiudo, oggi ho scritto i primi circa 15K caratteri del video del 24, che domani, diciamo, andrà praticamente portato a conclusione, come scrittura intendo, ed è una Madonna. È una Madonna. È proprio la Madonna. È una Madonna sto video. Pensate che sul tema, che sarà l'apertura del video, sul tema Noesis, ok, e tutto ciò che concerne il personaggio, passiamo circa 15-20 minuti. Solo su di lei. Perché il video. Alzo la mano, ragazzi, spoiler di Arceus, ok? Grazie Strong della sub. Abbasso la mano quando ho finito, veramente un minuto. Grazie Tici di aver regalato una sub. Il video si chiamerà, i video si chiameranno Nascita e tramonto, Alba e tramonto dei Sinnoiani, ok? Questo l'hanno indovinato Vabbè, per forza, però io gli asterischi ce li mettevo perché non. Volevo spoilerare Sinnoiani al pubblico, insomma, che ancora non ha finito il gioco. E la prima parte, diciamo, il video sarà diviso in quattro domande, in quattro macro domande, tutti i video. Chi racconta questa storia? Quando è ambientata? Dove è ambientata? Cosa è effettivamente la storia? Cosa contiene? Di quali eventi è formata? E chi racconta la storia è chiaramente Noesis. E nei primi 15-20 minuti parliamo delle motivazioni che ci hanno portato e che mi hanno portato a pensare che Noesis sia incontrovertibilmente l'autore e quindi l'autrice delle poesie. Che ne dica all'estero? Che ne dica l'estero che vede Noesis come l'eroina, è chiaramente la poetessa. E l'eroe invece è un'altra persona. Per loro il poeta chi è? Rampei? No, penso che poeta e eroe per loro siano la stessa cosa, quindi Pure, autobiografico, non lo va so. bene. E gliel'ho fatto vedere il topic, se no comunque l'ho Vabbè. screenato, da qualche parte ce l'ho. E poi dimostro anche, bene o male, che Noesis è eterna o quasi. Diciamo che più che eterna è molto molto longeva. Per dei motivi che non sappiamo. Vi dico giusto, guardate, una cosina proprio al volo, a volo a volo. La poesia delle patate, ve la ricordate? La poesia delle patate è una delle poesie che ci permettono di capire che Noesis è effettivamente la donna che scrive le poesie. E in italiano si chiude un po' come una filastrocca scherzosa, melevisiva, oserei definirla, con un punto esclamativo finale e una frase del tipo: non è questa, ma capitemi, il senso è quello. Mangiati un mochi di patate che godi sempre a rate, ok? Una cosa del genere, del tipo: mangiati il mochi di patate che sei contento. Invece, nella lingua originale, la poesia non ha punti esclamativi. E il suo significato può essere banalmente riassunto con: ho mangiato un altro mochi di patate e almeno un altro giorno è trascorso, senza punti esclamativi. E quindi in generale vi farò ragionare sul fatto che l'esistenza di Noesis, per tante cose che lei dice, oltre a quelle che scrive, è molto triste. Lei è una donna che non può morire finché non ha finito il suo compito. Sono io durante la blind. Ecco, e ha passato ere a non fare niente se non aspettare noi. E quindi è una donna estremamente triste, è una donna estremamente addolorata per tante perdite ed è una donna che deve continuare nonostante questi brutti ricordi e questi tanti anni che la separano dalla civiltà del suo cuore, deve continuare a vivere per adempiere al suo compito. Quindi in un certo verso con noi trova anche il piacere di poter morire. E lo vedrete, in realtà è abbastanza chiaro, ricostruendo la storia, che Noesis possa finalmente morire dopo averci incontrato, mentre prima non le era concesso. Non sappiamo se ovviamente sia una questione magica oppure no, però sembra essere proprio così. Bene, Crescenzo, ovviamente. Detto ciò, inside. Ci siamo fermati
con una bella un bel cliffhanger, ovvero a sinistra della nostra catapecchia industriale abbiamo visto una marcia di controllati. Vi ricorderete, nella prima puntata di Inside abbiamo scoperto che ci sono dei telecomandati e dei telecomandi, che i telecomandati sono esseri quasi ormai divenuti zombie, che vengono, grazie Elio BR della Sub, che vengono praticamente mossi, spostati dai telecomandi, che sono coloro che si infilano una sorta di casco neuronale, e durante la scena finale della nostra Blind Run numero 1 abbiamo visto il protagonista, questo bambino senza nome per ora, che si sposta a tempo per non essere sgamato, essere scambiato, mimetizzandosi come appunto telecomandato, però vediamo anche dei clienti, degli uomini con delle maschere bianche che non sono lì, come avevamo visto fino a quel momento, per controllare, per rapire, uccidere, per fare da guardie, ma sembrano solo in osservazione della marcia. E ci sono fra loro anche bambini, ci sono fra loro anche neonati o comunque persone che assolutamente non sembrano essere in grado di appunto tenere in ostaggio centinaia e centinaia di uomini. Quindi c'è da chiedersi, tipo i caschi delle parrucchiere, esatto. Mia quindi nonna ce l'ha un casco. Ah sì? Perché quando ti metti bigodini neuronale, quando ti metti bigodini poi hai bisogno di asciugare bene, se no stai 20 anni con l'umido in testa, quindi ti metti il casco. Bene, è importante. E quindi ci siamo chiesti, ed è qui che voglio ripartire, come stanno le cose? Come stanno le nonne? Come stanno le nonne? No, come stanno le cose? In questo mondo c'è una tratta di schiavi illegale? C'è una tratta di schiavi legale? È la normalità? Cosa ne pensi? Allora, recuperando la bet dell'altra volta, è illegale perché hanno le maschere e quindi devono proteggere le loro identità mentre vanno in queste fattorie di umani a scegliere quale umano si vogliono portare dietro. E per il resto ho grossi dubbi sul fatto che siano proprio umani, cioè secondo me sono qualcosa di mezzo. Cioè, i telecomandati o loro? I telecomandati. I telecomandati, quindi potrebbero essere finti secondo te, artificiali, cadaveri? Vabbè, no, ma non, rettifico il secondo me, era comunque un'altra delle cose di cui si stava discutendo l'altra volta, ovvero che fossero una qualche sorta di magari surrogato o essere antropomorfo creato, coltivato appositamente per lo scopo e non propriamente senziente. È vero che quello che mi lascia un po' più perplessa è vedere che ci sono qui dentro la facility gente così che è vestita in maniera un po' più casual, che sembra proprio la tipica telecomandata. Però abbiamo visto anche gente che sembrava classico a popolazione da metropoli, quindi con gente vestita con giacca, sì, e cravatta e tailleur, cose del genere, a fare da spettatori. No, che girava, che marciava. Ah, che marciava, è vero, hai ragione, l'avevamo visti all'inizio quando siamo stati tra i due palazzi, quando eravamo, esatto, uno quando, dei quali aveva l'insegna rec, quando continuavamo a cadere nei vicoli, e lì sotto c'era la marcia di questi qui, quindi non lo so, potrebbero anche essere magari persone che vengono rapite grazie a quei congegni, grazie mille, grazie Spring Horizon, e potrebbero essere magari persone che vengono rapite dalle città grazie a quei congegni che stiamo di volta in volta rompendo, o potrebbero esserci dei trasmettitori però magari molto più grossi che vengono portati sui camion
e che permettono di controllare le persone, quindi farle salire nei rimorchi e poi portarle qua. E non sappiamo ancora cosa sono le, come le abbiamo chiamate, le cisterne. Non sappiamo cosa sono Però quelle. quelle sono Diciamo qualcosa, cioè. che abbiamo ancora tanti elementi e niente che ci permetta di unirli con un buon grado di approssimazione. Sappiamo che esistono delle sorte di incubatrici, Queste cisterne. esatto, le cisterne, che sono nel bosco, quindi sembra esserci la necessità di tenere queste incubatrici separate, perché qua sicuramente lo spazio non gli manca. No, Eppure è finora vero, hai non le abbiamo ragione. No, qui viste. dentro non sembrano esserci. Quindi forse sì, serve l'ambiente esterno. Ci manca ancora proprio la scienza di questo posto. Direi di andare avanti, ragazzi. Il Sì, riassunto sì, lo sì, abbiamo sì, 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 fatto. sì. Un po' di soffusiame. Sì. Ma che non sia Ma legale Cristo! l'abbiamo già detto. E siamo tutti d'accordo. Oddio! Wow. È un'ofra? No! Voglio vedere quanto il cane si spinge. Ma tutto il gruppo di gente che stava di là riesce a controllarlo? Succede qualcosa? Sto guardando C'era se... un il bel cane... gruppone. Ragazzi, ma sto dettaglio del cane che si siede se te ne vai? E abbaia se mi avvicino. Tra l'altro, cani addestrati... No! Cani addestrati per reagire solamente ai non controllati. Allora, ragazzi, mi sono staccato per sbaglio. Dumb ways to die. Ma vediamo, posso Dumb rientrare con ways to lui? die. Non c'è niente. Non sto guardando. Stavo cercando di sollevare la finestra con quell'altro per vedere. Beh, comunque un po' di esperimenti li farei perché c'era quel gruppo di Infatti. Però persone lì al centro. non credo di poter andare via. Anche perché, guarda, proprio non mi... Io non Sì, dico, posso... ma gli altri sono spariti. Eh C'era sì. un gruppo di persone lì. Vediamo. In teoria, se vado verso destra, loro prima o poi Arrivano, arriveranno. Lui non si sposta più in là di così. Grazie Selene, che si abbona per il settimo mese, ragazzi. 3249 sub. Si gode. il cane denutrito non lo prenderei come un indizio particolarmente importante perché di base i cani usati così, in modo da essere molto aggressivi, i cani da guardia, che devono essere violentemente aggressivi contro gli intrusori o comunque gli intrusi, mamma mia, gli Sì, intrusori. intrusori. Scusatemi, ragazzi, dormo troppo poco. Gli intrusi spesso vengono appositamente malnutriti in modo da Essere più aumentare, incazzati. esatto, la loro rabbia Non ho e la fatto una loro gran cosa. Perché violenza. adesso, come l'ho messo, non ci posso più tornare nel caso. Se mi fossi fermato lì, vabbè. Però non penso che potessi fare altro perché la grata... E invece. Però quello lo puoi spostare, no? Allora. E allora Ise. Però aspetta, per fare ciò che voglio fare. Ah, lui passa. Ok. Ma è già aperto allora, no?
anche passa lui, ma non passa il carro. Però lui ci passa. Tu non puoi prendere nient'altro. No. Aspetta, forse sì. Gli intrusisti, sì. Gli intrusiani. Ok, ce l'ho. Ho capito. È un fake indovinello. Ok, si può fare. In realtà, quello che tu pensi di dover usare come pedana, deve semplicemente premere il tasto. Capito. E comunque dicevo, il cane mi sembra denutrito perché è vero che ci sono delle razze che hanno normalmente un una pancia che rientra in dentro molto, come dalmata, ma mi pare che avesse le vertebre bene in vista. Io non me ne intendo. E quello è tendenzialmente di base un segno di malnutrizione. Sione. Oggi io e le desinenze abbiamo detto no. Lui può saltare lì, attenzione. Oddio! Esperimento! Può un telecomandato essere anche telecomando? Let's fucking find out. Yes. Wow. Cioè, tu puoi creare. Allora, non lo so. Non so ancora rispondere a questa domanda. Perché in teoria potremmo anche solo aver creato un effetto domino, cioè certo. Un telecomando controlla un altro telecomandato propagando attraverso esso il suo segnale ad un terzo. Però per vedere davvero dovrei staccarmi, cosa che farò. Eh no, però si stacca anche lui. Uso della colonna sonora comunque incredibile, ogni volta riescono a sottolineare la sorpresa del giocatore attraverso una canzone. Ok, quindi tu devi riprendere sto coso, saltarci sopra. Ok, aspetta. A lui non può morire. Cioè, secondo me sì, ma no. Perfetto, che sennò non può più andarsene. Scendo. Si disattivano entrambi. Giustamente. Tra l'altro, scusate, un attimo di osservazione ambientale, perdonatemi. Sembra niente di che questa stanza. Grazie intanto a Traspain che si abbona per il secondo mese. Tipo amplificatore di segnale. Sono troppo curioso di vedere come continua questo fantastico gioco. Esatto, esattamente. Che poi in realtà potrebbe essere alla base del dello stesso concetto delle antenne. Un trampolino di una piscina? Minobuying. Non mi sembra un trampolino. Anche perché c'è una schiala a chiocciola che porta il trampolino. Ah, decisamente non una piscina. Ok, mi sa che mi devo buttare, ragazzi. Sì, anche oggi è un momento wallpaper, naturalmente, quando troveremo qualcosa. Wow! Ma ci sono delle persone sotto, no? Ci sono delle persone? Sì, ti stanno vedendo, stanno correndo, stanno facendo qualcosa. Effettivamente avete ragione, è una piscina allora. C'è dell'acqua. What? Ma sono persone. No, sono persone morte. No. E che fanno? Sono dentro la piscina. No, le persone intorno, non vedi che là ce n'è uno. Prima ne sono scappati altri due, erano tre. No, io pensavo No, erano tre persone cattive. Di tre bianchi?
Io penso, cioè due mi sembra avessero un casco giallo in testa in realtà, però persone che pensano per i fatti loro, quindi tendenzialmente, guarda, non credo che quello che hanno portato ti faccia del bene. Cosa cazzo è? Sembra una di quelle cose che ti sparavano. Ma c'è un tizio crocifisso dentro? Ragazzi, non andiamo via, stiamo a osservare che cazzo fanno. Merda! Fanno che ti ammazzano. No, comunque è semplicemente un pistone. Mi sembrava davvero un... Vedi, sono quei tre. Nel momento in cui tu azioni la leva, gli... Capiscono che lo sto mai controllando. Ma no, te azioni la leva e gli apri il coso da accanto. Loro sono accanto. Certo. Vedi, lo vedono aprirsi e quindi scappano a prendere quel coso. Vanno a prendere il cazzetto. E quindi devi cascare. Però io non posso cascare. Ovviamente casca di là, no? Ok, giusto. Cioè casco nella parte a sinistra, esatto, che è l'ultima a chiudersi. Quindi lascio qui. Ti lasci sul lascio bordo. Qui. Bravo. E vado. Così hai la giusto, finestra giusto. di tempo. Corretto. Per cadere. Bello. Altri, c'è una video, una videocassetta, audiocassetta. No, forse no, il videocassetta. Videocassetta. Aspetta. Così, no? A fuoco. Oh mamma, questa è la parte che mi piace di meno. Cioè, mi sembra una videocassetta, no, no. Mi sembra un po' troppo grossa. Forse hai ragione. VHS. Un attimo solo, devo vedere se è azionabile sta roba. Mi basta la forza? Wow. Ok. Uno zatterello. Che ci faccio? Lo sposto per andare via. In realtà mi sa sì, che è obbligatorio. Sali poi lì. Vabbè, controlliamo cosa c'è in giro. Sì, sì, certo. C'è un macchinino. La morte di affogo non l'hai mai provata? No, ma non ci tengo. Nel senso che stiamo morendo solo per osservare. Se si può evitare, evito molto volentieri. Si può evitare, però devo... almeno capire se c'è roba, ragazzi. Nada. Mamma mia. Ok. Prova a salire. Cosa ti sembra più realistico per andare avanti, a destra o a sinistra? A sinistra secondo me si può salire. E allora prova a sinistra. Cioè dove vorresti salire? Dove non si può andare avanti, cioè, no, ma intendo dire da qui dove vorresti salire. Non sapevo se riuscivo magari a attaccarsi al condizionatore, ma... Buonasera ragazzi, benvenuti. No, io ho il fiatone perché ho un... problema con l'acqua. Io ho... Ma... ok. Molta paura dell'acqua. Non so nuotare. E... l'idea di essere immersa nell'acqua mi fa venire il fiatone. Per renderla molto... banalizzarla così. Quindi non apprezzo molto le scene sott'acqua. Ok, ci siamo. Siamo di nuovo zuppi. Ma io penso di essere più in là della talassofobia. Cioè non è la questione del grande mare aperto. Io ho problemi anche in generale con qualunque tipo di acqua che superi il livello del mio ombelico, anche se è una vasca. Ah, io capisco, ascensori, quindi figuriamoci. Cioè, tendenzialmente la talassofobia, se non ricordo male, dovrebbe essere legata specificamente a il mare aperto. E quindi comunque ha una quantità di acqua un po' più comprensibile, tale da giustificare una fobia.
per me è un passo oltre. Quindi si può evitare la morte per affondo. No, la evitiamo. Sala di controllo. Ho abbassato dell'acqua. Posso rialzarla. Ovviamente la porta non si apre se l'acqua è alta, perché inonderebbe la stanza. Ok. Vediamo che cosa dovrebbe esattamente inondare quest'acqua. A cosa serve questa stanza? È il respiro del bambino, banalmente. Sì, sì. Macchione, in cuffia sento il respiro e sbaglio. Bicicletta. C'è una bicicletta qui dentro, che credo non servisse a molto. Semplicemente era già qui quando hanno creato Piscinopoli. E allora, mi dispiace perché penso che stia arrivando proprio la parte dell'acqua, in quanto, amici, adesso premiamo questo tasto. Io infatti sto guardando la chat. E ci attacchiamo un po' al cazzo. Però lì c'è una porta. E questa porta non si può azionare in nessun modo? In teoria giù io posso ripremere il tasto e rimanere su, grazie all'acqua, prima di fare il puzzle. Guardate, se io riesco a arrivarci in tempo. Eccomi, qui si dovrebbe aprire una porta. Questo credo sia un segreto. A meno che il segreto non sia la catena. Ma non credo, perché fare questa cosa è molto più farraginosa che prendere la catena. Io mi fido. Mi dispiace, ma mi fido. Che ne dite, ragazzi? Che ne pensate? E intanto grazie, 3251 sub, meno 49 alle 3003. Thank you. Che ne dite? Anche secondo me la catena non è il segreto. A me sa più di segreto invece la catena. A sinistra, ragazzi, siamo venuti. La catena mi sembra un segreto. Va bene, ragazzi, mi fido. Vediamo un po'. Vediamo tra l'altro cosa c'è qui. Boh, è anche vero che se... Ah, tra l'altro ci sono tre cose praticamente. Ci sono tre strade. Perché poi c'è... Puoi salire da qua? Questo posto. Puoi salire? Penso proprio di sì. Penso puoi. Pure tu c'hai ragione. No, in realtà la catena non si può proprio prendere. Ora pensavo di poter saltare fino a lì. Allora puoi salire per cercare una zattera? Posso salire per cercare una zattera? Sicuramente sì. È probabilmente proprio quello che succederà. What? Torni giù. Muoio? No. No, penso che ti sia rotto almeno una caviglia. Quindi, in realtà mi sa che è un enigma a più fasi, nel senso che probabilmente anche quella stanza è obbligatoria a destra. Hai la zattera? Non puoi più tornare indietro? No. No, secondo me tutto è obbligatorio. Dobbiamo andare qui dentro, nella stanza a destra, per prendere una zattera. Quella zattera poi la portiamo fino a su. E Pog. Ah, l'avevo pigiato. Solo che non era partita l'animazione. Ok. Grazie Darkness Acqua, che scrive: buonasera, siete chiara. E con questo siamo a 17 mesi di noi. Vi voglio un mondo di bene. Spero un giorno di potervi abbracciare, dato che non sono ancora mai riuscita a venire a una fiera. Dalla vostra Eleonora, grazie mille. Appena si ricomincia a girare più spesso, qua ci trovate. Ora mi dispiace che la puntata stia coincidendo con lo State of Play. Ma quanto ho capito è finito. Ah, è finito?
Spero che non troppe persone si almeno perdano la diretta. Parte, almeno la parte di Hogwarts, cazzi, dovrebbe essere finito. La valigia e la zattera. Questa luce. Cioè, non so se voleva essere. Ah, è appena finito. Ok, perfetto. Un. Ehi, guarda, devi guardare proprio qua. È un marchingegno. Mascherato poi da luce che va avanti e indietro. A fare ambient. È uno di quei cazzi. Ma spingi. Che ti ammazza. Volevo capire se potesse essere utilizzata come rampino. Ma. In teoria sì. Ma comunque non sarei arrivato da nessuna parte. Stavo facendo una prova. E quindi sì, ragazzi, praticamente si torna indietro. Ma la data di strain tutto questo c'è o no? Mai. Dopodiché attiviamo il cazzetto. E in teoria si può fare la catena. Ma io voglio prima vedere se c'è qualcosa raggiungibile da qua a sinistra che magari non abbiamo visto. Però mi sa che non puoi, no, proprio farla salire. Altro. No, più che altro come fai salire la valigia? Non può grabbare da qui. Ma comunque non c'è nient'altro, c'è la botola e basta. Tanto ti muovi solo su questa riga, c'è solo la botola. Non si può salire neanche no, sul tubo. No, questo ti serve semplicemente perché così puoi andare a togliere l'acqua. Sì, sì, sì. E niente. Ragazzi, quindi non c'è nessun segreto qui. La segretazio alcuna. Sopra c'è un tizio. Sopra c'è un tizio? Sì, è sopra. A destra? È passato qua. No, non l'ho visto. Allora non si vede. Grazie a Nicolas che si abbona. L'altra volta ho fatto il complesubo nel momento di speculo su Hollow Knight e non ho voluto rovinare il momento, quindi colgo l'occasione questa sera. Grazie mille, grazie a Kano Kanoz che si abbona per il terzo mese, grazie per la compagnia carissimi, 3 mesi di Pippo Rittissimo anche qui a Cracovia, vi si vuole bene, un abbraccione forte. Che figo che abitate all'estero, che invidia. Anch'io voglio abitare all'estero. È una navetta quella, una metro proprio. Pare un aeroporto. È vero, pare proprio la navetta dell'aeroporto, sono d'accordo. Cioè, ma anche proprio tutta la pensilina, sembra Los Angeles. La zona degli arrivi. O delle partenze, non gli arrivi, scusami, delle partenze, cioè dove arrivi quando devi partire dall'aeroporto. Sì. Si hanno proprio ricavato questo hangar in una zona industriale. È partita. Cazzo, non la vuoi guardare? Cosa? È partito. Guarda quanta gente! La luce che era quel che vedevi dalla grata. Quindi praticamente hanno preso ste navette che probabilmente un tempo servivano effettivamente in aeroporto e guardate adesso hanno dei carrelli che trasportano un mare di gente. Ciao, arrivo adesso, cosa mi sono perso finora? Ragazzi, siamo andati piano apposta perché c'era lo state of play, quindi abbiamo cercato di venirvi incontro. Poco. Abbiamo superato una stanza, banalmente. Abbiamo la scoperta grossa che abbiamo fatto in vostra assenza, diciamo, in vostra parziale assenza, è che si può fare un trenino di telecomandati. Non sappiamo se i telecomandati possono telecomandare a loro volta perché non li abbiamo mai visti interagire da soli, l'hanno sempre fatto attraverso di noi. La botola serviva semplicemente per tornare all'inizio e poter abbassare il livello dell'acqua, serviva a quello. Io la sto interpretando un po' come il nostro router e l'extender del Mac. Sì, il ripetitore. Senza l'internet, nessuno dei due. Certo. Prende la linea. Quindi sì, sono dei ripetitori, ma non credo che un telecomandato possa telecomandare qualcun altro. Deve sempre essere attivo, perché altrimenti fa questo. È solo il mio segnale, lui diventa in quel momento un tramite per un altro segnale. Okay. Ragiona. Vabbè, okay. Basta, fermati. Non so cosa ci devo fare, ci ragioniamo. Devi farla scendere. Vai, ma che cazzo? Pensavo adesso al bordo.
perché devi calcolare dove viene proiettata l'ombra, non dove è fisicamente il tubo. È in diagonale e quindi... Io penso che i comandati non abbiano una coscienza né volontà. Il casco serve al telecomando per riempire i gusci con la sua. Sì, 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 è la stessa cosa che diciamo noi, giusto, hai ragione. Dove viene proiettata? Vabbè, qua dovrei essere sempre al sicuro. Mamma mia. Per un mia. Velo. Giralo, lo stavi girando nel verso sbagliato. Ok. Piano. Esatto. Sì, devo aspettare il momento in cui si spezza l'ombra proprio. Mm-hmm. Mi fa un'ansia sta cazzo di luce che arriva. No! Senso orari. Ti prego, ti pago. Ok, okay. Perfetto. Rischio! Totalmente non necessario. Loro non sono controllati però. Vi pare? Non sembrano controllati. No, sembrano spenti e basta. Mm. Dai. Ma neanche spenti. Cioè, spenti intendi dire a livello morale? No, nel senso che non sono telecomandati e quindi sono in stand-by. No, non sembrano in stand-by a me. Perché guarda, lì sono accasciatissimi quelli in stand-by. Beh, sì, è vero. Questi sono reagiscono. Una via di mezzo. Cioè, quantomeno stanno in piedi. Dovevi farlo. Ma guardate, io in realtà no, non volevo farlo. È una cisterna. Fallo di nuovo. E guarda qua. Mi butto? Buttati, buttati. Guarda qua. Sì, potrebbe... No, no, forse no, perché non avevano la base così rialzata, secondo me. L'abbiamo mai vista una base? O c'era sempre il fogliame in mezzo? Sicuramente non hanno lo blocco, secondo però non potrebbe lo sono. Essere... Potrebbe essere in retro. Eh no ragazzi, la catena nulla. Dobbiamo semplicemente saltare dall'altra parte. Non si può arrivare alla catena, cioè, se io salto all'indietro. Arrampicarsi sulla catena. Come cazzo fai? No, ci ho provato adesso, no, a fare il saltino del 360 pazzo. Ma non si può. Bapanada. Però erano più lunghe. Sì, forse erano un po' più slim. Un po' meno tozze. Ok. Ti piano per i piedi, okay, madonna. Ok, ok, no, fammi vedere di più. Non è colpa mia. No. Non si abbassa di più la cella? Anche se lo facesse morirei probabilmente per l'impatto. Perché? Perché a quel punto devo buttarmi dalla cella. Cioè da lì alla cella che sta più in basso. Ti butteresti sul tetto della cella se si abbassasse di più. Vediamo allora. Hai ragione. No, non si abbassa di più. Cristo. Mori. Ma non puoi lasciarla abbassata al minimo? Non puoi lasciarla abbassata. No. Allora aspettate. È che ora così è al contrario. Uh-huh. Esatto, esatto. Questo è il minimo. Ok, questo è il minimo. Ah, e comunque ci devi entrare dentro, quindi... Comunque non ci arrivi. A posto. Non tutti i telecomandati sono sempre spenti, non la leggo qui. Vabbè, qui c'è il tubo, ce lo dovrei fare. Esatto, adesso guarda bene dove viene proiettata perché questa te la proietta. Esatto. Tu leggimi il messaggio, non tutti i telecomandati sono sempre spenti. Quando eravamo in coda all'ispezione non c'era nessun telecomando in giro, eppure si muovevano molto strano. Secondo me i telecomandi erano semplicemente non visibili dalla nostra prospettiva, ma c'erano. Mi devo buttare. Però nell'attesa di... Ah, ecco, non avevo visto questo. E qua devi calcolarti un attimino che giri fanno. Vai. Sì, sì. Hai pochissimo tempo. Quello vabbè. È il lato sbagliato, mi sa. No, 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 no. Vai, prova ora. Devo andare raso raso proprio. Prova. No. Ah, è perché sbaglio da dove la prendo. Devo tirare su, non okay. A sinistra. Non so, non posso. Ok. Vai. Vai. Bravo bimbo, caviglie. E se ci fossero stati segreti? Persi. Vabbè, ma no, è impossibile. Che segreti? Se non ci prendeva ombre, la luce. Se non avevi ombre, non c'erano ombre. Grazie a Notpoke che sia buona per il nono mese. 9 mesi di bapanada, grazie mille. Grazie ragazzi, grazie del supporto. Pianoforte. Come? C'era un pianoforte a muro. C'era un pianoforte. Oh sì, è vero.
Un altro mappamondo. Secondo me non ci siamo persi niente, ragazzi. Non c'erano ombre. Adesso okay. Posso provare a saltare? No. Da qui forse? No. Ah no, allora serve solo per non farti ammazzare quando scendi, mi sa. Anche perché solitamente si vedono comunque i cavi come indizio. Li abbiamo sempre visti quando c'è. Allora qui invece mi dondolerei, perché sembra. Oddio, però non ti puoi dondolare. Non puoi fare abbastanza gioco. Perché c'è qualcosa sotto. Però magari possiamo. Ah, minchia. No, oh, ok, non c'è niente, sono troppo lunga. Niente, però cioè, non possiamo fare altro che calarci, no? Cioè, io posso controllare, insomma. Dobbiamo solo calarci, ragazzi. Cala, cala. Cala, cala, Merlino. Oddio! Non così tanto. Ho premuto il tasto sbagliato, ragazzi. Madonna mia! Ho sentito proprio lo scrocchio della caviglia. Sì, sì, il sound design è assurdo. Di nuovo queste metropolitane sotterranee. È il figlio di Assassin's Creed. Del videogioco, esatto. Assassin's di nome e Creed di cognome. Di Toy Story. Mr. Creed. Dove sono dei cani? Merda, brava, non li avevo visti. Stanno mangiando qualcuno. Sì. C'è qualche cavo scoperto. Tanto mi chiuderanno. Non devo stare pronto a scappare. È vero che stanno mangiando, quindi magari ti ignorano, però... Intanto sappi che ci sono dei cani, quindi... Sto attento. Ok. Stiamo andando sempre più in profondità, però... Hanno finito di mangiare. Ma... Cosa? Non stavano venendo verso di te. Grazie, Ryderk. Ah, li ha richiamati qualcuno, forse. Vabbè, io mi sono buttato. No, non avevi alternative, quindi non è un problema. Controlliamo che c'è qui. Must do it. Sì, I'm sì, sorry. Sì, sì, sì. Grazie della sub, ragazzi. Meno 44 sub alle 3003. No, io semplicemente mi aspettavo che il gioco fasasse al tuo raggiungimento di un certo punto nel livello in modo da darti una narrativa del tipo stanno mangiando, hanno finito di mangiare, arrivano. Quindi non sono più distratti, ti sentono. Ma io ne ho visto spostarsi uno solo, mentre quelli che mangiavano erano tre, e l'ho visto correre di corsa verso il fondo. Eccola. No. Va troppo veloce, ragazzi, c'è un'altra soluzione. Sono appena tornato alla live di Sabaku su Hogwarts Legacy. Che mi sono perso? Vi siete persi? In realtà, per ora di momento speculo grosso nulla, se non un discorso su telecomandati che possono fare da tramite per telecomandarne altri.
In teoria mi faccio sentire e poi vado in acqua. Che ne dici? Che poi non hai minimamente più vantaggio. What? Minchia, che cazzo di incubo doppio. Oddio! 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 Bravissimo! Ah, oddio! Porca troia! No, guarda! Mi ha fatto respawnare qui perché mi ero comunque aggrappato. È fighissimo il modo in cui è fatto il level design, perché capisci sempre un secondo troppo tardi che i cani fanno il giro. Non è finito questo posto. Vai, Franco. Ma io sto incitando lui, mica te. Dai. Ma com'è possibile? Ho bestemmiato, ragazzi, no? Ok, col butto facciamo più veloce. E se no si riscavalca. Tiri via un... Glielo tiro in testa. No. E poi torno indietro. Esatto. Vai, bravo. Sei anche cascato bene. Vai, ne tiri via uno. Poi torni indietro. Esatto. Grazie, scappa quante nai. Vai. Esattamente. Ciao, coglioni. Esattamente. Vai, kaitali. Scappa di là. Bravo. Bravissimo. Vai. Non hanno fatto il giro. No. Corri, Forest, vai, non ti rompere le caviglie, vai. Grazie, Pinze, grande la sub. Aspettali un pochino, adesso vai. Che cazzo ridi? E l'ansia. Vai, ora ci passi, porca troia. Ce la faccio. Dai! Mamma mia. I need a moment. Ok, ragazzi, la mia seconda grande paura dopo l'acqua sono i cani. Tant'è vero che su Demon's Souls testimone lui. Hai smesso con i lupi dell'1-2. Io ho assolutamente abbandonato senza possibilità di appello non appena sono venuti fuori i cani. Quindi. Ragazzi, intanto grazie mille del sostegno. Siamo a 3258 sub. Grazie davvero. Grazie, ragazzi. Grazie del super sostegno che ci date. Il sub goal è a 3400. Siamo a 3258. Grazie mille. Prime vale 3,99€ di tier 1. Valgono. Regali valgono. Thanks. Ok, non c'è altro qui nella zona. Grazie, Ragot, della sub. Grazie mille. Cosa c'è là sopra? No, 41 si gode. Cos'è sopra quel... Un trapano? Non capisco. Sì, hai ragione. Un utensile strano. Stiamo andando sempre più giù, Oni, non sbagli. È proprio una discesa verso l'inferno. Noi siamo partiti dalla foresta. Dalla foresta siamo caduti nel burrone. Siamo entrati dentro questa... Dentro la prima facility, poi la fattoria, la seconda facility, scesi fino a qui. Ho paura dei cani perché
dove vivevo a Taranto c'era una villa, io vivevo in campagna, in una traversa privata di una via che collegava Taranto al comune. Dove avevo la residenza, in questa traversa privata c'erano boh, 6 case, di cui una era la mia, intorno era solo campagna. Un'altra delle case era una villa molto grande che aveva un giardino molto grande e dei pastori tedeschi molto grandi. E quelli mi hanno sempre spaventata molto. Non è successo assolutamente niente di effettivo, però mi hanno sempre inquietata molto. Poi quando ci siamo trasferiti a Siena. Non so se ti ricordi com'era casa mia a Sciano. Praticamente, Mi fermo perché c'è gente. immaginatevi che la strada principale aveva l'accesso solo dai garage, quindi in realtà bisognava andare dall'altro lato della fila di villette, insomma, di palazzine, per arrivare ai giardini. E quindi c'era una piccola via che collegava tutti quanti i giardini che erano messi uno vicino all'altro, no? Uno di questi giardini era il mio ed era vicino alla fine della via. Il giardino finale, che quindi faceva da tappo alla via, era il giardino con Col cane. l'incrocio fra il pastore tedesco e il cane lupo. Che cazzo Che era quella bestia s'abbaiavano? di Satana? No, era un cane solo. Che abbaiava l'altro? Era un cane Ah, era un solo. cane solo. Ah, non ho Era un capito. incrocio fra un pastore tedesco e un cane lupo. Il mio giardino era a un giardino di distanza da questo, e io dovevo farmi una buona mezza via per arrivare fino al mio giardino, perché comunque era abbastanza in fondo. Questo giardino qua, siccome era l'unico messo perpendicolare alla strada, cioè parallelo alla strada, non perpendicolare, guardava tutta quanta la strada. Quindi io mi facevo la strada per arrivare fino al mio giardino, guardando costantemente questo cane che stava fermo davanti al cancello del giardino che gli arrivava più o meno sotto il mento. Cristo. Con E accanto il cane, con abbaiava. accanto il stava Ah, fermo. stava fermo, faceva ancora più paura perché diciamo un momento all'altro si Stava muove. fermo con accanto il cartellino attenti al cane. E voi non sapete quante volte io sono arrivata a 20 metri dal mio Cazzo. giardino di casa, ho tirato fuori il cellulare, ho chiamato i miei genitori e ho detto per favore venitemi a prendere. Loro mi dicevano: ma dove sei? Sei a Siena? Sono fuori Sono fuori casa. Cosa casa. vuol dire sei fuori casa? Sono davanti al giardino ma c'è il cane, non riesco a venire. Quindi ho una fobia abbastanza consolidata dei cani grossi e dell'acqua. Bel gioco inside. Sì. Intanto ben ritrovati a tutti ragazzi. Vi vedo entrare sempre in di più. Sono contento che lo State of Play non abbia rimandato il vostro appuntamento con Inside. C'è qualcuno. E soprattutto. Muori, ma Tardi, tardi perché mi vedrà. No, in realtà no. C'è un registratore. Vari apparecchi un gigante radiofonici. registratore, Sì. sì. Vari apparecchi radiofonici, una navicella subacquea che mi assomiglia un po' in skin a quelli che disattiviamo noi, però è molto più grande e è un mezzo di navigazione. Cosa stanno facendo? Io li osservo, ragazzi, a costo di morire, non Sì, mi interessa. assolutamente, Cosa stanno assolutamente. facendo? Stanno. Ok, osservano le radio? Non hanno le maschere, no, certo, perché questi non devono essere, cioè, questi non possono essere riconosciuti, sono troppo lontani. Dalle altre persone, dalle cavie. Sembra che l'uno stia spiegando all'altro qualcosa. Vedete, c'è quello a destra che In ascolta. realtà penso che siano entrati in un loop. Sì, però Quindi il lui. non credo che Succederà mai più facciano niente. altri Però movimenti. Quindi sembra che mo siamo safe a quello a guardarli. sinistra, anche secondo me, quello a sinistra sta spiegando a quello a destra qualcosa. Quello a destra è quello affacciato. Perché l'altro ha la stempiatura più ampia ed è quello che è arrivato dal mare. Quindi c'è questo. Sono probabilmente in coppia a lavorare. Uno sta lì e stava aspettando l'altro, quindi non poteva fare niente da solo. Arriva l'altro via mare, che avrà qualche. Svolto qualche mansione, qualche Informazione, informazione, bravissima. sì. Torna indietro e aggeggiano degli apparecchi radio che sembrano proprio sintonizzare su. Oh! Fa qualcos'altro? Cos'è l'altro apparecchio? Non capisco.
non capisco. Questo è fino a qua uno sgabello. E poi cos'è, uno schermo? Non capisco, un tubo. Sembra lo stesso apparecchio che avevamo visto prima nell'altra stanza. Che io ho detto è un trapano. Cosa qua? Oscilloscopi. E pane con maionese. Definisci oscilloscopio. Cos'è un oscilloscopio? Esatto, non conosco. Quello grosso sembra un PC, anche a me sembra proprio un PC, non so se è un case PC. O un monitor. Dove è il PC? A sinistra, all'estrema sinistra in alto. C'è un cassone. Questo. Questo qui, sì. Potrebbe essere un case. Ok. Un bello oscilloscopio. Allora. Please spiegate un po'. Spiegateci un po' che cos'è. Qui qualcuno ha fatto elettrotecnica, non noi. Quello dei terremoti. Terremoti. La mostra frequenze. La mostra frequenze, ok. Oscilloscopio. Dizionario. Stanno speculando sulle leggende. Strumento per l'osservazione diretta e la misurazione di grandezze elettriche oscillanti, correnti di frequenze, più in generale variabili nel tempo, di altre grandezze fisiche che tramite opportuni trasduttori vengono convertite in segnali elettrici. Allora, cioè, potrebbero tranquillamente essere le frequenze radio delle apparecchiature mentali. Non mi spiego il registratore, non me lo sono mai spiegato il registratore. Qualcuno ha un qualcosa di più specifico? Mi sono spostato io. No, e non hai visto cosa hanno fatto le bobine? No. Sono andate velocissime. No, penso che fosse una combinazione. Magari se aspetti lo fanno di nuovo. Eccole! Dicevo, qualcuno ha un'idea un po'. Quando vanno indietro, quindi cosa fanno? Stanno registrando sempre lo stesso. Credo che stiano registrando sempre lo stesso frame di 10 secondi e poi cancellano e lo rifanno. Perché quando la bobina va indietro veloce è perché stai cancellando in teoria, o stai facendo rewind. No? Quello che stavo chiedendo è sì. Che tipo di strumento richiede delle bobine così giganti? Mi sembra strano. Non so neanche se esista, ragazzi, uno strumento così grande per registrare. È un... O lo stanno riascoltando. Vediamo se... No, il cosino torna indietro quando lui finisce di aggeggiarlo. Se riusciamo a avere un po' più di... Non è un computer, è troppo lungo. O stanno riascoltando sta roba. Quindi poi torna indietro, rewind e play. Forse la cosa più sensata è che stanno veramente riascoltando sempre uno stesso pezzo. La bobina è un sistema di immagazzinamento dati. Una volta i PC erano così e salvavano i dati sul nastro. Ok, quindi in realtà quello non lo dobbiamo prendere necessariamente come un registratore audio, ma genericamente come strumento di archiviazione. Un metodo low budget per salvare dati fino a poco tempo fa. Non ne sapevo niente, ragazzi. Beh, allora, REC. Da quello che possiamo intendere, visto che abbiamo superato una struttura che aveva come insegna REC e che all'interno di questo luogo abbiamo trovato numerosi registratori, è appunto ipotizzare che la tecnologia abbia alla base l'utilizzo di nastri che sono stati rubati da un'azienda di registrazione. Cioè REC sembra una banale azienda di, boh, che cazzo ne so, incisione di brani, sappiamo un cazzo. Questi terroristi l'hanno presa e hanno utilizzato queste strumentazioni per fare tutt'altro. Comunque il cassone, che non si capisce che cos'è, sembra avere delle manopole sopra, perché lui quando si avvicina aggeggia, ci mette proprio il braccio sopra ed è, sembra che stia muovendo delle manopole. Tenete conto che la miniaturizzazione delle componenti elettroniche non arriva fino a dopo gli anni 60-70. Prima erano capannoni e capannoni di armadi del genere per far funzionare anche solo un computer. Ok, ok, ok. E avevamo già ipotizzato importante. Gli anni 60, vi ricordate, sì, l'altra sì. volta? Lo avevamo fatto per il registratore. E per il frigo anche. Ah, per il frigo, brava. Per il frigo e per le macchine. Mi si vede dal vetro però. Ma loro sono troppo concentrati. Dai. Gli rubo la merda, però devo fare molto piano anche sulle scale. Vedi che sta aggeggiando, sembra proprio aggeggiare con le manopole. Sì, ma poi è proprio grosso quel coso. E c'è anche dei cavi neri forse attaccati ai lati. Non vorrei saperne vorrei di elettrotecnica perché entrare lì dentro proprio. Comunque lì c'è una luce arancione simile a quelle telecamere. No, quelli degli oblò. Degli oblò, è vero, hai ragione. Vedo gli oblò nella foresta, però è chiuso. Ma no. Fra. Ma. Grazie. Oh yes. No.
Ok, ora è safe. Ora siamo safe, possiamo stare sott'acqua senza morire. Oh, che figa, la poltroncina si gira, hai visto? Che figo! Scendi, scendi, scendi. Ok, no. Seems like avanti. Io sono claustrofobico, ragazzi, però non mi dà fastidio questo. Allora, possiamo vedere innanzitutto se c'è un destra da poter fare. Perché se ci fosse stato un destra sarebbe stato l'avanti. Ma no, quindi l'avanti è giù. L'avanti è giù, c'è un destra poco giù. Qua c'è un oblò e io non ci entrerei e proverei ad andare più giù. Dov'è che hai visto l'oblò? Lì. Qua. Eh sì. Vediamo un attimo se si può entrare. No, non si può proprio entrare, l'oblò non si apre. Te lo illumino. Eccolo qua, lo vedi? Sì, 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 sembra che tu ci sembra. Ha un una carica. What? Ah! Ok, questa cosa penso fosse importante da scoprire. Sì, perché penso che ti servirà per spostare robe. Oddio, puoi farlo contro di Contro di loro? Loro sono una sorta di palafitta, no? Glielo puoi fare contro... E che gli faccio? Li butti giù. Ma non penso che gli butti Provaci! Giù l'intera palafitta. Provaci. No, no, non sei sulla... Non sei sulla linea giusta, purtroppo. E no, non sei... Avresti dovuto prendere uno di quei piloni. Non posso andare, vero? Peccato. Sì. Ok. Bene. Lì c'è un altro. Qui c'è allora un altro. Allora è un altro chiuso. Sì, sei molto. Ah no, ma non è sulla tua stessa linea. Ci sei, cioè ci arrivi leggermente accanto. Quindi niente, è un finto opzione, come le finte tasche. No, l'oblò non si rompe, ragazzi. Ci sono ecco, allora, la via è chiaramente quella. Sto pensando, io posso uscire? No, non mi fa uscire, perché sennò magari... Ecco, è anche proprio irreversibile sta cosa. Mi stavo chiedendo se posso uscire, ma non posso uscire. In teoria magari c'è un pezzo che va fatto direttamente... Carini, che città nuova di Giovanni Giacomo. Qua è fasato, mi sa. Quindi si può andare a vedere su o su. Cioè, o adesso mai più. Hai già visto su. Chiuso. All chiuso. E allora vai. Sì. Madonna mia. Porca troia, che incubo. Acqua sconfinata proprio. Cioè non riusciamo neanche a capire quanto sia grande. Posso risalire su? Non preoccuparti, non preoccuparti. Tu guarda la chat. Allora, vado prima a sinistra. Voglio vedere prima cosa c'è a sinistra. Ok, niente. Guardo in alto a sinistra. Ok, tutto chiuso. Possiamo andare giù. Adesso da qui scendiamo, così facciamo muro muro. Questa struttura è profondissima, stiamo continuando ad andare in basso. Grazie Frank. E comunque il fatto che si stia continuando ad andare in basso
aumenta la certezza che serva effettivamente spostarsi in acqua per lavorare qui. Cioè loro hanno queste strutture, queste navicelle, perché devono fare questo viaggio di continuo, un po' come il tizio di Squid Game che deve andare in giro proprio con la barca, mi pare, anche lui, o con la tuta da sub. Ok, abbiamo una crepa. Cazzo. Non penso che ci sia altro. Nada. Mi stanno scrivendo curiosità in chat per non sì. farti prendere male. Molto carino. Domanda: negli anni 60 negli anni nei quali pensiamo sia ambientato esistevano strutture così? Non ne ho idea. Grazie per Clock e Dan, che sia buona per il secondo mese. Che talassofobia, cioè ovviamente gli aeroporti sicuramente, però non so di che modo e forma. Ok, tutto chiuso e anche i claustrofobici sono a posto. Vogliamo metterci qualche ragno, un paio di clown magari. Questa cosa dà parecchio fastidio anche a me, più che altro perché è fatto strabene il modo in cui la luce taglia quest'acqua sporca e ti crea questa sensazione di annebbiamento che yes. è veramente spaventosa. Oh sì, descrivimela di più. Non sto guardando, ma puoi viverlo attraverso le mie parole. Clown marini che abbaiano. Me ne privo. Lo sapevi che lo rigano, lo colgono e poi lo rigano. Mannaggia. Ragazzi, buoni. Sta farebbe ridere Ferdi. Cos'è quella roba? Comunque l'hanno completamente rasa al suolo questa struttura, o è collassata, però, cioè, è fatiscente. Aspetta, forse posso salire qui. E una volta che salgo? No, devo comunque prima fare l'indovicazzo di qua. Mi spiace, non è ancora finita. Vediamo un attimo, posso salire qui? Grazie Armonia della sub, grazie per tutto quello che fate, un bacino a voi gattini, un altro bacino a Chiara, perché anche a me questa roba mette ansia. Grazie. Intanto mi dicono, sai come si riproducono i massi? No. Facendo sasso. Beh, non fa una piega. No, bro. O come disse Dio, non fa una piaga. Stavo per dire basta battute per non rovinare il mood. Andiamo un po', dobbiamo rompere Wake in tre punti. Me up when September ends. Ok. Andiamo. Ok. Dovremmo esserci in teoria. Dicevo, comunque, l'illegalità della struttura, secondo me, ma proprio intendo della struttura di schiavizzazione di questi esseri ormai che hanno perso l'umanità, è sempre più probabile, perché questa struttura è fatiscente, ma in un modo che va ben oltre il mondo sta finendo. Cioè sembra proprio una roba abbandonata, decaduta. Ma tutto di là hai guardato? Sì. Dicevo, decaduta, abbandonata e poi presa da questi terroristi proprio perché mal cagata dal resto del mondo. Ma qui ci sono, da qui sono venuto. Sì. Giuro? Sì, e se no da dove sono venuto? Boh, mi stavo guardando, io no. C'hai ragione, ma no. Guarda qua. È che non ho capito che cazzo sfonda ancora questo. Ah, forse qua sopra. C'è ancora una crepa qua. Vabbè, Madonna! Mi sono cappottato. Sì, comunque sono d'accordo con chi dice che ci deve andare a nuoto. Ah!
E certo. A nodo ci passa. E certo. Avete ragione. Hai controllato che non ci fosse niente sopra? Ah sì, a destra? Sì, ma fammi ripiglia, fiato. Ok, vado ragazzi. Ok, ora potrò aprire il portone in qualche modo, ma fatemi andare prima in fondo. È tanto che non troviamo segreti, quindi mi piglia l'ansia. Scendiamo giù. Scendiamo giù. Cristo. No, 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 no! Niente. Si fa l'affogo? No, ok. Siamo vivi. Allora, per non fare l'affogo, per non far l'affoghino, bisogna aprire prima il portoncino. E appunto scendo col sottomarino, ma per prendere il sottomarino devo aprire il portone. Ah no, non posso aprire il portone. Non c'è nessun portone da aprire. Allora, la parte con l'acqua in teoria è finita, però non ti girare ancora perché devo fare esperimenti. Non c'è nessuna porta da aprire, a meno che non ci sia un bottone qui. Cazzo. Ah, porco il palle. No, su. Allora, devo poter passare perché c'è un cazzo lì. Vediamo un attimo dove ci porta questa strada. Al primo posto che ci chiede irreversibilmente di saltare, torniamo indietro, ok? Perché magari qui c'è la soluzione. No, ok. No, qua non si torna più indietro, secondo me. C'è una botola. Ho paura che una volta chiusa, arrivederci. Mettiamoci prima un attimo a ragionare. Allora, non puoi sfondare la porta saltandoci contro? Adesso provo, ma non penso proprio. Anche perché la porta non si sfondava neanche la prima volta. Oddio, però con... Non posso passare. Molto semplice. Devi salire e riprendere il sottomarino. Ma se ripiglio il sottomarino non abbiamo risolto niente. Siamo dove prima? Che ci faccio qua col sottomarino? Il sottomarino qua sotto non ci arriva. Non è bucato qui. Il problema è che affogo. Ma c'è una porta rossa lì, cazzo. Una palese porta rossa. Ma non puoi saltare dal sottomarino e spingerti contro la porta. No. Ci posso provare, ma non credo. A meno che appunto non si apra da sopra questo portone. E che non voglio perdere cazzo di segreti per far di fretta. No. Cioè si posso saltare verso la porta e questo succede. Ragazzi, se ho il vostro benestare vado su con la corda. Perché se vado giù qui l'asse non lo riesco a togliere, Giaco. Non ha abbastanza forza, ragazzino, giustamente. Non ha abbastanza forza. Pertanto andiamo su. Speriamo di non perderci niente. Io salirei. No, non hai il mio benestare. Ma ragazzi, purtroppo devo farlo lo stesso. Perché secondo me non c'è soluzione. Ti prego non chiuderti definitivamente. Ok, si cade qui. Ok, si cade qua sotto, fantastico. Si cade nell'acqua, quindi siamo safe. Cos'è? Un vetro? 02. Ma che cazzo di posto era? Probabilmente siamo finiti in un'altra struttura qui. Cioè, essendo una zona industriale, ed essendo tutto quanto fatiscente, credo che attraverso l'acqua siamo finiti in un'altra rovina di un'altra azienda. Cioè, che cazzo c'entrano i vetri con la rec? Cristo, 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 Cristo è venuto per noi. Arriva la Pasqua, lui risorge, loro mi porco. Sono le capsule? Sì, sì, sì. E che abbiamo risolto? Che hai premuto un bottone, non si è aperta la porta? Speriamo. No. Ma dicevo, ma se tu salti fuori dall'acqua e sbatti. Non puoi saltare fuori. Ma l'hai fatto prima di saltare fuori? Puoi saltare solo se vuole il gioco. E qui non puoi, non è abbastanza alto. Con il sottomarino.
prima sei saltato fuori dall'acqua. Ah sì, certo. Dici sfondare con il sottomarino questo portone? Ah. Se tu ti dai la spinta in diagonale così... No, posso provare a farlo. Allora, diagonale non la prende molto bene, però... Non va molto bene in diagonale. No. Se c'è un modo per andarsene, Cristo, dobbiamo trovarlo nell'altra stanza. E su di qua cosa c'è? Niente. Ci ho guardato mille volte a sinistra. No, secondo me il modo per aprire sto portone si otterrà di sopra. E poi devi ricascare qua. Esatto, Pitaminder, si potrà saltare col sottomarino, ma aprendo il portone. E il portone si aprirà di sopra con un bottone che aprirà magari tre portoni, dico una cosa a caso, e uno di questi e questo di questo. Se questo gioco è veramente malato, sì, vuole che tu entri dentro una delle capsule al volo. Cristo. Perché mentre rotolavano, uno aveva la porta aperta. Quindi in teoria, se becchi il tempismo giusto, riesci a entrarci. Però ormai sono fottute. Non posso ripremere quel bottone. Si è rotto il bottone. Che bottone ho premuto io? Quello si è rotto. E quindi ho perso per sempre questa cosa. No, però, cioè, sarei morto dentro la cassa. Vediamo un attimo. Però sembra andare avanti da qua. Ma no, sei un bosco. Comunque sì, sono proprio quelle. C'hai ragione. Uff, ragazzi, che stress. Non voglio perdermi qui. Quella cosa è palesemente un segreto. Allora, la tua idea è: mi metto dentro un cassone mentre rotola, e poi? E poi però che fa? Grazie WZ12, che c'è buona. Ma andare in fondo senza annegare, in teoria. In fondo almeno dove? All'inizio. Ah, di sotto proprio. Sì. Proviamo. Per quanto secondo me è fasato. Ma anche secondo me. E mo facciamo la muerte. Eh sì, sta per succedere, ragazzi. Vabbè, meno terribile di quanto mi aspettassi, semplicemente muore. Ok. Il fatto che ritorni, brava, il bottone. Capito. Vedi. No, non ce la fai. Tu ce la fai. Non ce la fai, non rimane abbastanza aperta. È worth trying, ci voglio riprovare. Provo un'ultima volta. Una sottiletta, poverello. Abbiamo fatto morire in tutti i modi, sto Cristo. Pancake. Ok, allora, se rimani fermo o sulla botola, fidati, quella bianca. Okay. Anche quella bianca proprio. Se sto fermo qui, ho visto che in teoria... No, ok, non è possibile. Un po' più avanti, forse. Vogliamo vedere quando cadono giù, ragazzi? Allora, provo un attimo un po' più avanti. Va bene, provo un po' più avanti, se no proviamo giù, se no... Se no, prova dove ti dicevo io. Cosa hai concluso? Che in teoria così possiamo arrivare sul fondo. No, eravamo giusti. Ma minchia. Che mi hanno fatta ripassata. Ti vuoi accovacciare? No, decide lui quando accovacciarsi. No, non è possibile. Non è... Però vediamo se quando cadono... Si può fare qualcosa. In teoria buttandomi al volo. Però a me sembra che più va avanti. No, non sono sulla mia stessa linea. A me sembra che più va avanti più la porta si apre. Prova a aspettarlo proprio sul ciglio del buco. Ci provo. Per esperienza. Lo faccio perché, cioè, è sacrosanto. Se tu hai un'intuizione la voglio seguire. Però e che fai salendo? Eh? Che fai salendo? Ah,
Ragazzi, meno 38 sub e paghiamo le cure a Franco. Prima ho letto, ha ancora un osso sano, che fai, glielo vuoi lasciare? No, infatti, infatti. Grazie mille per essere qua, ragazzi. Meno 38 sub, scherzi a parte, facciamo le 3300. Che non è male, che non è male, 3300 non è male. Vi ricordiamo che potete anche supportare non solo il canale Twitch, perché questa cosa è importante, ma anche il video del 24 con queste 38 sub. E la mia psicologa. E la psicologa. Fa ridere. Grazie Piperei, grazie della sub in regalo, apprezziamo molto. Mettiti tipo, vai, mettiti tipo qua. No. È morto come una ballerina, poverino. Niente. Che video esce il 24? Un video lunghissimo. Grazie Seven Mantella che si abbona per il secondo mese, meno 36. Dicevo, esce il video su Nardo. Non esce il video su Nardo, non ancora. Grazie Cursed che si abbona. Grazie. Con 10 abbonamenti. No, bello sano di Nardo. È la parte prima. La parte su Noesis. In realtà anche un po' su Nardo, ma solo l'inizio. Posso bestemmiare? Cioè, mi ha tipo spaccato il cranio mentre saltavo. Ma cosa cazzo ridi? La psicologa serve a lui. Grazie Cursed, grazie delle 10 sub. Grazie mille. Grazie davvero Cursed. Apprezziamo molto e apprezziamo molto il vostro contributo, soprattutto quando ci sono produzioni video così grandi. Quindi grazie. Meno 26 alle 3003. Finalmente il video su Ok. No, no, ragazzi, non si bestemmia. La risata a petto, la pressione. Sì, sì. Siamo di... Comunque hai ragione, abbiamo le cisterne e siamo di nuovo nell'erba. Però sembra sintetico questo posto. Eppure c'è da dire che, trovandole in questo luogo e nei boschi, possiamo quasi provare a ipotizzare al buio che queste cisterne hanno bisogno della natura. Cosa cazzo è sta roba? Da sopra. Ok. Pensavo esplodesse, ragazzi, scusate. No, aveva molto senso che tu lo pensassi. Sembra okay. Assolutamente quella mappa di Mario Odyssey, sono d'accordo. È quella... Quella. Quella. Quella dove la nave atterra proprio in un posto del genere, all'inizio. E poi c'è come boss finale l'UFO, tipo. Bomb. Che cazzo era, quel coso che gira? Quello delle piante. Quello delle piante, brava, sì. Dove ci sono... La prima volta dove ci sono i Goomba impilati, questa mappa, no? Oddio no, quello mi sa che è nel deserto. Non, io non dico il deserto, dico... I Goomba impilati. I Goomba impilati, che poi c'è... I Goomba impilati per primo car armato nel deserto. Ah, allora forse mi sbaglio. Minchia, spoiler di Mario Odyssey, raga, cioè. Poi non c'è una storia, Mario Odyssey. Beh, c'è un bel twist alla fine. Sì, beh, quello in cui Mario muore. Il giardino robotanico, sì. Bravi, sì, il giardino sì, robotanico. Sì, sì, sì. Allora, dove cazzo cado? Ah, qui cado nella stanza di prima. Quindi in realtà la mia unica speranza è buttarmi a sta finestra. E? Dovrei essere in alto nella stanza della piscina e qui apro. Oh. Il cancello. Tutto sto... Ora, sarà opzionale, perché c'era anche un andare a destra di là. Vediamo un attimo se era opzionale quello che abbiamo appena fatto o il dopo. Che cazzo era? Ragazzi, era una roba velocissima, simile antropomorfa, ma con tantissimi capelli che si è mossa. Ok, è arrivato il momento di dirvi la mia terza fobia gigantesca. Sono i mostri tipo quelli di The Grudge, con un sacco di capelli. Nel dubbio, sottomarino. Era un clown. Io penso che questo gioco sia, non lo so, stato fatto per mettermi alla prova. Lo ha sviluppato la mia psicologa proprio.
Ciao, sono la tua psicologa. Arriva alla fine, no? Tipo Maniac. Arriva davanti. Ciao, sono la tua psicologa. Davvero. Chiara non ha programmato questo gioco. C'è Azza? Dov'è Azza? Eccola, sì. Ciao, pubbina. Mi sto cagando addosso, Azza. Che spaccato di tutto cosa. C'è un cavo. Un cavo giallo. Quindi questo è opzione. Questo era segreto, amici. Perché qui c'è cavo giallo. Ma facciamo il controllo di tutto il circumstanzio. Il diagramma di Venn delle paure di Chiara è quello che c'è in questo gioco, è un cerchio. Qui c'è opzione. Mannaggia. A destra c'era un'altra porta, ragazzi. È piena di roba sta mappa. Ma dov'è il cavo? Cioè, dove finisce sto cazzo di cavo? È lì. Devi controllare il tipo stavolta per prenderlo, mi sa. Intanto abbiamo trovato un segreto, ragazzi. Poi vediamo che succede. Eccoci. Ah, sì, certo. Vai, vai, bro. Non stai bene, stai bene, non ti preoccupare. Entra dentro. No. Ma non può entrare? Ok. Hanno scelto come titolo Inside solo perché Inside l'inconscio di Chiara sembrava troppo lungo. Aspetta un attimo. Allora, io devo riuscire a controllare Franco. Yeah. Quindi in realtà saltate con tutta la navicella, vedi se ti attacca la navicella. Devo fare da tramite con lui. Adesso scendo. Ah no, è così, non lo controllo. Secondo me devi provare a attaccare la navicella. Ad attaccare la navicella che vuol dire? Tu usi questo. Ok. Grazie a questo fai entrare il tipo nella navicella. Okay. E con il tizio nella navicella la spari qua. Ah, giusto che posso spararla, ora non ci pensavo. E secondo te la navicella si può attaccare? Sì. Però se premo X lui va via. Ok, ok. Vai. Mi sa che poi devo saltare, devo fare tipo una cosa action. Cioè mi sparo fuori e salto. Ah, anche. Non può uscire mentre lo fa. Non esce. No. Think. Allora, quindi questa soluzione non è praticabile. Come cazzo faccio? Manca un oggetto, allora. E se tu adesso entri nel sottomarino, lui lascialo lì. Esatto. No. Fermo. Ah, certo. Tu entri nel sottomarino. Io entro nel sottomarino con lui così. Esatto. Però lui non viene scoperchiato di sotto? Beh, tu prova, intanto sta rimanendo in equilibrio. Ci provo, va bene. Tu adesso entri nel sottomarino. E spero che lui si attacchi magneticamente, uno stronzo. Esatto. Oh mio Dio, fai piano. Esatto. Vai e poi fai, bro. Salti. Bro. Vai. Però drittissimo. Vai. Sì, bro. E guarda che hai risposto tra l'altro alla domanda che ci siamo fatti prima, non succede niente. È letteralmente un ripetitore. Bella. Abbiamo la risposta alla domanda, giusto. Lui è un ripetitore, senza di noi non può controllare niente. Quindi esistono telecomandati e telecomandi. Lui non è un telecomando. Simple as that. Allora, in realtà ho una teoria un po' più macabra. Grazie Valini che si abbona per il 29esimo mese.
Non è che esistono telecomandati e telecomandi, esistono vivi e morti. E loro sono in qualche modo cerebralmente morti, noi no. Noi non siamo un telecomando a questo punto, mi viene da pensare che siamo vivi, che tutti i vivi, visto che c'erano i tizi all'Expo, possono controllare questi cosi. E quindi semplicemente loro non hanno più neuroni, i neuroni sono, cioè comunque il cervello manda impulsi elettrici, loro non ne mandano più, sono completamente cavi, vacui. E quindi siamo sempre così, non si sa mai. Stavolta non si è spippolato. E abbiamo staccato. Boh, che cazzo abbiamo staccato? Ho letteralmente staccato i caschi. Li stiamo staccando. Hai staccato i caschi. Abbiamo una risposta. Stiamo staccando i caschi. Minchia, rispostopoli sta stanza. Meno male che ci siamo messi a cercare sto cazzo di segreto. Quindi non solo loro non possono controllare gli altri, ma i cazzetti tondi che stiamo staccando stanno rompendo la tecnologia che controlla. Quindi il true ending è romperli tutti. Ma quello rimane là. Povero Cristo, sì. Vabbè, è morto. Cioè, è morto. Sì, non ci possiamo fare niente, era già comunque morto. Comunque, un'altra cosa che volevo farti notare, ma ormai è tardi. Tutto il discorso che facevamo su il bimbo pare che marci è, in realtà è semplicemente il modo in cui funzionano i ragdoll, perché anche lui marciava esattamente nello stesso modo una volta attaccato al non è allenato a... No, è semplicemente che non avendo il terreno su cui poggiare i piedi, quello che ne viene fuori è una sorta di marcia, ma lui si muoveva uguale. Ora, siamo davanti a una crossroad. Perché abbiamo qui un altro portone rosso, oppure c'era una strada a destra, mi pareva, che oltre... Che a destra. Sì, di sopra. Vediamo dove ci porta questo posto, tanto qua non mi piace. Fatemi prima controllare, ragazzi, sarò scrupoloso oggi, ma io non mi voglio perdere un segreto, sto gioco lo voglio 100%, cazzo. Qua da dove venivamo? Sì, sì, infatti. Questa qui è quella, sì, questa qui è quella che abbiamo... sbloccato, quindi adesso io esco. Ok. A destra noi abbiamo sbloccato una strada, non facendoci uccidere dai barili, e poi c'era quella bombetta che pensavo esplodesse, invece sparava semplicemente la pedana quadrata in aria. Sì. A destra c'era qualcosa. Esatto, okay. A destra ancora c'era una strada che magari tra 3 metri si chiude. È un cazzo, però controlliamo. Ora c'è un cazzo. Arrivi lì. Un cazzo, proprio c'è un pene. Esatto. Un pisello. Invece c'è roba. Sarà mica avanti questo. Ok, si interrompe. Interrompopoli. A posto. In realtà questa è la strada per i pavidi. Cioè tu vieni qua e ti gasi. Ah vabbè, usciamo. Non c'è un cazzo. Filo spinato, devo tornare indietro. Vaffanculo. Altre cisterne ma disattivate. Staccate. Quelle attaccate invece sono attaccate a quei cavi. Tra l'altro quelli sembrano bombe. Quali? Quelle verdi. Le telecamere? Non sembrano telecamere. Non telecamere. Ma quella qua. Quella più vicina sì. Ma quella in fondo sembra proprio una bomba attaccata al tronco. Boh, secondo me al tronco, al pilastro. Pare proprio un tronco. Sì, ho un tronco. Però comunque, cioè, tipo, pronta a far saltare in aria tutto. Voi che ne dite? Telecamere o bombe? Boh, secondo me se non è una telecamera è comunque un altro tipo di congegno di controllo. Non una bomba. No, a me sembra una bomba. Forse la luce verde? La telecamera da caccia. Bombe camere. Telebombe, vabbè. Per me sono telecamere. Delle telecamere. Un generatore. Un generatore è la risposta a Jolly. Per un attimo penso a morire. Ma certo, anch'io pensavo di morire. Ma credo che il gioco non sia programmato per farti morire in questo punto. Perché c'è l'acqua. E quindi mi si è fatta una sega. Piuttosto incredibile.
E allora non si può che continuare da qua. Allora, quello è un congegno per far scendere l'acqua, in teoria. O meglio, per farla salire. Perché adesso non si può premere. Non credo sia una bomba, ma neanche una telecamera. Però non saprei, magari è il famoso pisello di cui si speculava poc'anzi. grazie Cagliostro. Gaudenzio G, una porta che si chiama G ha senso in un magazzino molto grande dove ci sono, dici, tanti, sì, effettivamente in un hangar che sembra essere il luogo. E ragazzi, non c'è altro da fare qui al momento. Entriamo nella G-Door. Non entriamo nella G-Door. C'è qualcosa da fare? La G-Door, giusto. Allora, qui... La G-Door. Ci arrivi però secondo me a... Quella è una porta diversa, è quella da cui vieni. È da cui vengo. Ok, secondo me ci... Che tra l'altro ovviamente non si sfonda. Beh, da come si apriva si vedeva. Secondo me ci arrivi senza annegare a premere quello. Questo? Sì. Ah, sì, certo. Uscendo, tu dici. Ce la puoi fare. Banalmente uscendo. Eh sì, una volta abbassata la marea vediamo che succede. Di scartino, ma ci potresti arrivare. Ops. Vabbè, lo premo due volte, scusate. L'ho premuto due volte? Eh sì, per paura lo premo due volte. Per essere sicuro di premerlo. Finisco per premerlo due volte. Okay, bella, capiamo dove dobbiamo andare adesso però. Perché secondo me non dobbiamo aspettare che si svuoti completamente. Dove? Boh. Ah, ok. Quasi fermo. Non si svuota completamente. E allora fatti un giro con il sottomarino che vai più veloce. Sì. Intanto a uscire dal sottomarino non ci sì, vuole niente, però è una velocità di movimento che è... Tanto sarà sicuramente sul pelo dell'acqua, perché sotto ci poteva andare pure prima. Certo. Vediamo. Ah, ok. Qua mi sa che non ci passavi senza... Eh no. Ah, ma si è aperta proprio la porta. Sì, ma dico, senza sottomarino mi sa che qua non ci passavi. Non ci arrivavi. Ah, ok, pensavo... No, no, infatti. E tanti saluti al sottomarino. Lo vogliamo là? Che ci famo? Possiamo saltare con il sottomarino, secondo te? Secondo me non ci si fa. Ci posso provare, ma secondo me non è... No, sottomarino... È finita per il sottomarino, signor, amici. Signor marino... Ci riprovo perché ho fatto un salto loffio, ma... Signor Marino. Ci riprovo di nuovo. No, guardate. Ti fa rimanere il salto in canna. No, di poco. E se salto con l'alta marea, ragazzi, poi non... Però poi non c'è... Però aspetta. Oddio, però... Porto il sottomarino di là, poi torno indietro. Ah, sì, sì, portatelo, signor Marino, dai, portalo. Magari è una... sblocca una roba segreta. Portalo, ti giri il cazzo per portarti il sottomarino. Sì, portalo. Andiamo di qua. Vai. Via. No, è anche vero che non sono sicura che tu riesca a passare poi. Boh, mo vediamo. Vabbè, tu appena attivi il coso... Vado verso il sottomarino. Nuota subito di là, esatto. Non negare adesso. Infatti ora fa così. Vado. Ragazzi, vuoteropoli oggi, eh. Mamma mia. Puego, no. Okay. Comincia a nuotare in diagonale. L'ho ripremuto, scusate.
è che non mi dà un feedback il joystick di sto cazzo, il pad. Sì. Non mi dà un feedback e la luce rimane rossa. Sì, sì, vado in diagonals, così almeno... È rimasto lì. Ce la fai? No, no, dico, ce la fai tu a superare... Ah, ma perché ci nuoti al posto, allora? Dai, Pogata. Sior Marino. E in teoria adesso allora ci... E niente, salti. Salto, e tanto c'è l'acqua anche di là. Controlla qua sotto. Ma ci siamo già stati. Qua sotto. Ok. C'era semplicemente l'acqua... Ti sforzi così tanto per dire pad da morire, ragazzi, ma me lo voglio togliere sto vizio. Pueggo, ragazzi, pueggo. Sì. Ma in realtà abbiamo fatto la pogata. La sensazione che fosse così o niente. Ah, beh. Beh. Quindi... Sì. Quindi... Niente segretino, ragazzi. Ci sentiamo continuamente scopritori di segretini che sono solo giocando in as gioco. Intended. Non basta. Decisamente as intended. Volevo testare se effettivamente fosse spaventato dall'acqua. È così. Cioè dalla luce, perdonatemi. Lui non affoga. Quindi è una sorta di strambo esperimento che non c'entra nulla con quanto visto finora. Non è un telecomandato. È un bambino o una bambina. È nudo, credo, o nuda. E vuole ucciderci. Ma finché puntiamo addosso la luce, non fa niente. Nel buio attacca. Cosa ti ricorda? Almeno 3 film dell'orrore diversi. A parte i film dell'orrore, mi ricorda esattamente una vita qui. Le luci ci hanno sempre fatto male. Le luci ci hanno sempre colpito. Sono le luci delle macchine, grazie a Henry Morton Stanley che si abbona, dei taser. Quindi credo che si fermi davanti alla luce, perché sa che la luce è pericolosa. Mi spiace. Ah no, sei veloce. E se mi avvicino così tanto ce la fai? Ha un'agilità fuori dal comune. Guardate. Non riesco a ucciderlo. Mi stava costando cara questa manovra, vai via. Ciao ragazzi, grazie della sub, grazie mille. Meno 22 alle 3300. Quindi, ragazzi, 1000 euro ci siamo. E adesso dobbiamo andare. 1, 2, 3 stelle. Quanto è bello sto gioco. Mamma mia. Ho provato almeno 15 tipi di paure da quando lo giochiamo.
Cristo, giralo! Tardi. Comunque ho visto dove dobbiamo andare. Non pulirmi gli occhiali. Via. Ah, aspetta, posso fare una bella cosina. Vaffanculo. Bene. Chiuso. O chiusa. Non so se fosse un bimbo o una bimba. Si sta per rompere, ragazzi. Controlliamo bene. Comunque, l'acqua sembrerebbe essere propedeutica allo sviluppo di questi esseri. Questo essere era a suo agio. C'era le branchie. Appunto, e quindi era a suo agio in acqua. Questa zona degli esperimenti, degli scherzi della natura, è volutamente allagata. E ha infatti anche dei marchi ingegni per far salire e abbassare esatto la marea, per probabilmente farli notare. Ci sta. E quindi noi siamo qua per salvare uno di questi bimbi? Non penso. Perché cazzo siamo qua? Noi siamo qua per ammazzare il capo. Minchia, un bambino con un sentimento vendicativo. Un bambino che sa guidare un sottomarino. Un bambino che è abbastanza motivato da guidare un sottomarino. Ecco, questo dice molto. Siamo qui per fare qualcosa a tutti i costi, questo sicuramente. Andando verso sinistra, ragazzi, ma potrebbe tranquillamente essere destra, eh? Allora, qui c'è un po' di strada. E una scala. Che però è da tirare giù. Quindi o si alza la marea, anche qui, ma non sembra più. Ah, aspetta, però posso saltare? Però che cazzo ci faccio saltando? Comunque non posso tirarmi fuori poi. Ah, certo, posso farla cadere. Secondo me se sbatto abbastanza la scala cade. Che ne dici? Ok, dopo l'hai fatta cadere dove? Salgo. Adesso va. Scendi, ti prego. Ah, ok, perfetto. Adesso capiamo se quello è l'avanti oppure no. Non so proprio di sì. Ha la faccia da avanti. Anche questo la faccia da avanti. Oddio. Oddio. No. Andiamo a sinistra? Andiamo a sinistra. Anche a noi sta di segreto, ragazzi. Perché questa spiaggia sa proprio di... è finita la parte in acqua del gioco. Sì. Per ora l'avanti è sempre destra. Sì e no. Nel senso che l'altra volta alcune strade a destra, come prima, per dire la strada del pisello, era chiusa in realtà a destra. Cioè, era un altro destra l'avanti. Però è anche vero che qui non c'è un altro destra. Nel senso, cioè qui come fai ad andare poi a destra? Quindi potrebbe essere... bravo. Ah, era un'altra bomba. Fantastico. Non mi piace per niente sta cosa. Appare lì sul vetro. Ragazzi, è incredibile l'emozione che sto provando.
Esatto, è un'ansia assurda. Cioè, sono qui e penso, è fatto perché adesso mi giro. Non sta succedendo niente, Cristo quanto è fatto bene sto cazzo di gioco di merda. Cioè, quando i giochi ti fanno paura perché non succede niente, sono fatti Cristo bene. Fa paura perché non succede niente. Sì, comunque non c'è Non acqua, c'è acqua? quindi in A teoria. Eh no. me sembrava acquatica. Uno dei suoi rami alla foresta. È vero anche questo. C'è l'erba sotto. Ora i rami li ho visti. Bene. Altro dispositivo di controllo mentale. Disattivato da qualche parte. Andiamo a vedere se c'è qualcosa da fare qui. Sì, il vetro sembra rotto. E infatti per questo avevo pensato che fosse tutto inondato. Magari è inondabile anche questa zona. Cioè, potenzialmente inondabile, c'è un sistema e quel coso lì con i capelli ha cercato di sfondare a craniate il muro, cioè il vetro. Ma no, c'è un albero. Ah, l'ha proprio rotto un albero, hai ragione. Non l'avevo visto. Esce proprio un ramo. È vero. Perché stanno facendo? Allora stanno facendo crescere degli alberi lì. Quindi gli servono registratori, acqua, alberi, cisterne, impulsi elettrici, che cazzo stanno a fa? Comunque, era segreto. Sperimentazione genetica. Beh, sembra la più probabile che queste due bestie che abbiamo visto, cioè i telecomandati e Samara, sono gli antipodi, cioè sembrano di due storie diverse. Allora, nella zona in cui c'era il bottone che faceva venire fuori le botole che ci hanno spiaccicato in 25 modi diversi, c'era un vetro che era uguale a questo vetro. Vero. C'è ancora. Piatone. Che dava, questa finestra dava sul bosco in cui poi c'era il resto delle capsule, e in Ok. basso c'era scritto 02. Quindi Vero. la sensazione che mi ha dato è che ci fosse una sorta di, non lo so, divisione di ambienti tipo per biodiversità, e quindi l'ambiente 02 è quello della foresta. Poi un altro, con un altro numero che non abbiamo trovato, magari è quello dove coltivano la roba Sì, chiaro. acquatica. Quindi Quindi c'è in realtà un reparto esperimenti in ogni posto, questo intendi dire? cioè, potrebbe essere che questa zona è quella più di ricerca. Quindi in realtà praticamente questi terroristi hanno, sono molto più che semplici contrabbandieri. Sono un grandissimo gruppo che ha dentro anche degli scienziati. Che hanno preso d'assalto una zona industriale, hanno creato la zona militari marini, la zona fantocci da casa servitori. È la cosa più probabile per ora. Il fatto è che non mi sembra un caso che ci fosse comunque lo 02 lì accanto, cioè sembra, a meno che non abbiano riconvertito quello che era magari un acquario o qualcosa, uno zoo, perché la vetrata Si così sembra un acquario, è vero. grande e la vetrata così grande con il numero, la prima cosa che mi ha fatto venire in mente era proprio un ambiente di, come dire, controllo e studio Del resto potremmo della inserirci biodiversità. anche la fattoria adesso. Hai Invece di capito? essere un semplice mezzo proprio fisico per arrivare, in realtà è parte del tutto. Cioè magari lì hanno coltivato i parassiti per poi fare gli esperimenti sulle persone. Ho 7 sottomarino, ragazzi. È veramente arrivato il suo momento. Bella, bro. Anzi, ti faccio fare un ultimo salto prima di andare. Voglio vedere se riesci a arenarti sulla spiaggia. Dai, puoi fare un altro metro, Ma secondo no, poi non funziona più. me. Vabbè, hai ragione. Cioè, poverino. Grande, bro. Insegna agli altri sottomarini a sottomarinare.
07, mi piace pochissimo, fate conto, questa telecamera che si allarga. Sento che sta per arrivare qualcosa velocissimo a farci del male. Bene, prossima zona degli orrori. Let's go. Io tra un po' ho finito le paure, quindi. Da, è un Souls-like. Potevamo? No, non potevamo. Non ce la faccio da solo. Serve l'aiuto anche di lui. Fari? Però occhi, però sono fari. Sembrano davvero però zone diverse naturali, quindi sì, una sorta di creazione di più biomi, perché abbiamo il deserto adesso. Ma che è sto? Un battito cardiaco, tipo. Pum. Lentissimo. Eccolo qua. Sto tornando indietro perché non vorrei perdermi la parte di Franco da mind controllare, però. Non si apre. E lui è da controllare palesemente per aprirlo in due. Devi tornare indietro. Però non c'è nessun casco. Cos'è? Cosa sei? È qualcosa che non ha corrente, credo, e quindi non va. Vira indietro. No, non va in su, non va in giù, non va a destra e non va a sinistra. Va o in su o in giù. Credo sia uno switch. Ma per ora non c'è corrente. E infatti. Devo portarne 19 qua. Credo. E infatti. 18, 19, 18, sì. Ne vuole 19 su questa pedana. Vabbè, in teoria mai è attivata. Ma è qui, è qui dietro sta roba. Sì. O è un impulso di forza o è una creatura. Però buon, sembra più una scossona. Presso. Eh sì. Una pressa. E quindi. No, no. Ok, e questa è l'onda d'urto? C'è qualcosa che sale e poi. Un cane gigante. Ok. E questo coso adesso funziona. Vai a vedere a cosa corrisponde. Lasciato così però. Eh sì, oddio. Ok, l'ascensore. Banalmente. Andiamo su. È il cazzo di prima, giusto? Minchia. 3. È un altro di quei segnanumeri come quello della bilancia, mettiamola così. Questa è completa. Possiamo buttarla giù? Non penso di averne la forza. Lì è dove eri prima. Sì. Ce l'ho meno. Vedi. Però qui non è il momento di andarci. Non abbiamo abbastanza uomini.
Questo è quindi palesemente un luogo di allenamento, di test per questi esseri. Sono qui, sono ingabbiati, ci sono pedane che misurano quanti ne vengono portati, quindi questa è la sala dei test praticamente. Chissà che cazzo c'è. Fa polvere. Quindi sì, potrebbe essere una pressa. Sempre più convinta sia una pressa. Grazie Rocky Vir del 15° mese di Sabri, nuovo pazzo sempre qui con voi, grazie mille ragazzi. 21 su belle tattiche alla gloria e vittoria delle 3300. Thanks. Capire quando c'è là dietro, basta chiedere a Chiara che paura manchi. Io proverei il piano di... Io del commercialista, ma non credo ci sia un commercialista. Sì, per forza. E poi ti servirebbe tipo un coso wireless. Un coso wireless. Ah, dici un casco wireless. Intanto vediamo che c'è giù. Quanto giù? Fra! Ok. Ok. L'ennesima cosa che non possiamo spostare. Quindi o dobbiamo andare a destra o siamo nella merda. Grazie al dottor Lele che si abbona per il 7° mese. Dai, così ne mancano solo 20. Vi si vuole allora, bene, bello. C'è un accordo grazie. A cui non penso tu riesca ad appenderti. No. Però no, era no. Sulla traiettoria giusta. Dopo proviamo allora, nel caso, ma io non credo. No, aspetta, prima vediamo cosa c'è. Madonna, non lo vediamo che cazzo. Infatti ci stiamo avvicinando verso la pressa. No, perché è sopra. Ok, sotto c'è altra gente. Qua una volta che scendi come risali? Bella domanda. Lo scopriremo. Il casco è lì. Il primo casco è lì. Minchia. È diventato open world. E qui c'è una marea che si deve alzare, secondo me. Minchia. Cazzo, peso, questo indovinello. Sto livello. E serve un sotto. Però forse possiamo fare l'Anderianda, secondo me. Ragazzi, infatti subito l'Anderianda. Destra e su. Sì. Ok, con l'Anderianda si fa, ragazzi. E sì, meno 20 sub alle 3003. Niente. È solo prendere fiato. Però c'è qualcuno. Dove? Cos'è quella luce? Ah boh, no, penso sia una merda solo. Ok. Eh sì, è tornata l'acqua. Dobbiamo fare una vaschetta anche giù, ragazzi, perché potrebbe esserci segretopoli. Poi c'è una corda. Niente. La facciamo, ce la facciamo. Credo. E fine della corsa? No, ok, ok. L'arrampico. Aspettate, vediamo se possiamo staccare queste. Saltarci? No, ok. E allora è il momento corde. Ok. Sono uno stronzo. Devo dondolarmi più su. Ma quindi questo banalmente per arrivare al casco. Esatto, il primo casco. E poi da lì sarà tutto quanto... un simpatico concatenarsi di palle in culo. Ok. È fattibile, ragazzi. Let's go. È sempre più percorso ostacoli stile militare. Oddio, questo non lo interpreto come intended. Cioè, questo è gameplay. È talmente tanto di rock. Ma Cristo! Minchia, è morto in piedi, cioè è morto seduto.
Cos'è? È la... gli end credits di Trivia Murder Party. Ah. Dicevo, questo mi sembra molto gameplay, cioè talmente tanto diroccato il posto che pendono corde. Ok. Dai. Ancora. Ma così hai troppo poca gittata, scusa. Okay. Più in basso ti dondoli, più... Più sì, c'hai ragione. Ok. Sì, sì. Vai. Ok. Allora vado qua sotto. Esatto. Sì, sì, che pensavo che in realtà più sopra lì mi sarebbe bastato. Bello. Sei Daniela Fisi. No! Ok, no, non si spezza. E mo? Basta la mia capacità saltica. Ok. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Ok. Geronimo Stilton. Ok. Bella. Casco wireless. Visto? Era l'unico modo per risolverla, se non... Casco wireless. Quindi il casco ha un'energia che probabilmente viene ricaricata da quei cavi. Spero che abbia batteria infinita. Io penso che si nutra di te. Ah sì? E loro non possono farmi da... Penso scaleo? Di sì, ma... sì. Penso di sì, ma prova a continuare comunque ad andare a sinistra. Ah, ok. Magari sotto c'è qualcosa. Grazie ragazzi. Se andiamo a vedere, hai ragione. Per la scienza. Si muore tutti. Si muore tutti. Minchia, Mortal Kombat. Quello è fatto apposta praticamente per ucciderti. Mortal Kombat. Mortal Kombat, sì. Non c'era la... Sì, 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 la stage fatality, quella roba. Ma che fanno? Penso stiano semplicemente fermi. Stanno ragdollando? No, no, mi carezzano. Stanno molto creepy come cosa. Era molto creepy come cosa. Ah, è per loro, non per me questo. Non era... Vedere se puoi scendere ancora. Sì, cioè ovvio che lo facciamo. Ah, non si può, fuck. Non si può. Comunque no, Ugo, non penso che accarezzino te. Penso che accarezzino il casco. O accarezzano il casco o lui vuole essere accarezzato, vuole essere confortato. Perché loro non hanno una volontà propria. Quindi in realtà magari è lui che vuole essere confortato in questo momento. Still creepy. Beh, un po' comprensibile. Direi. Ok. Corda is next. Yes. No. Per quanto. Dai, raghi. Tirate su il capo. Posso girarmi? Mi sono messo la parte sbagliata. Vediamo se mi fa fare comunque il salto, non penso. Oddio, a parte dove vado poi? Mi hanno preso. Sì, mi hanno preso. In mezzo? C'è un'altra corda di là però. Qua. Molto meno visibile. Ma è molto anche meno prendibile. No, no. Posso entrare anche sul camioncino volendo. Però fammi vedere... Oddio, forse devo andare sul camioncino. Perché qui dove mi dondolo? Non c'è niente. Grazie Urino sui muri che si abbona per il quinto mese.
Bello, bello, anch'io ogni tanto. Ragazzi, meno 19. Se non si raggiunge 3600, siamo stronzi e pezzi. Vabbè, va, tiralo. Infatti. Franco non ce l'ha fatta. Diciamo questo così non muoio, no? Perché se no muoio cadendo da lì. E poi? E poi devo comunque fare sta corda. Ma dove ti porta? Cioè, una volta che sali. Dai, ragazzi. Ok, devo anche angolare. Perché è un bravo ragazzo. Perché è un bravo. Dai, ma Cristo. No, qui non va bene. Cos'è che scrive Scimo? Dando per buono che il pettarti dei comandati è una reazione ai pensieri del bambino, possiamo ipotizzare che stia andando a salvare i genitori? No, per me non è una missione omicida. No, invece secondo me ci sta. Secondo me sta andando. Ah no, ma che cazzo mi dondolo? Ammazzare il capo. Aspettate, prima nella parte... Ok. Devo sempre farlo. Ragazzi, non c'era da fare dondolazzi alcuna. Anziché touch the grass e touch the wall. Facciamo prima il salto. Qui non c'è l'ad prenzio alcuna. C'è un cavo. Guardate, ragazzi, il level design. Ragazzi, cioè, porca di quella puttana. Cioè, mai visto che finezza di level design? Stavo toccando la cornice della... Hai visto la finezza del level design? Ok, guarda, guarda questo posto e capirai la finezza del level design. C'è un cavo lì. Te lo fanno vedere così. Te lo fanno vedere dal buco della finestra. Lì c'è un cavo. E quando ci andremo lo piglieremo. Oltre il camion C. Ma il camion non era qui. Ma io l'avevo messo qua il camion. What the fuck, man? Ma torna indietro sto camion. Penso che banalmente loro abbiano camminato e l'abbiano spostato. Sono dei pezzi di cazzo. Merda, ok. Quindi devo spostarlo tutto in fondo. Quanto possibile, perché qua si blocca. Poi devo farmi fare un bravo ragazzo. Bastardi. Ok. E poi in teoria per avere più... Niente. E mo faccio il core. No, è inutile che vado sì. Cioè a destra, perché dai, in teoria però andiamo preciso. Eccoci qua. Dai, E poi? Poi continuo. Sono loro che mi aiutano. A loro vanno proprio in automatico adesso. Non so perché. In realtà mi aspettavo di fare un po' di parkour. Allora, il cavo è qui. Quindi questa è tutta una zona opzionale. Maybe. Ok. Oh. Ma pilo la scossa, fra, se vuoi in acqua. Ma tipo... Dimmi. Il livello più grosso di tutto il sì, gioco. È enorme. Ce n'è un altro, allora non è opzionale. Allora, qui c'è il cavo però. Ce ne sono tipo 4 lì dentro. Ah, no. Aspetta, ho un'idea. No, non si apre. Pensavo che sotto, capito, ci potessi. Pensavo che volessi farti ammazzare. No. Dove? Al tubo? No, alla maniglia del... ma non ci arrivo. Credo. You try. Oddio, sì. No. Manco per il cazzo. Non ti dà un minimo di spinta? No, e loro non sono linkati a questo cavo. A questo casco. Ho capito, tu dici quando salta lui salto anch'io? Non penso che sia Super Mario, però vediamo. No. E se la sposto questa, così?
Ce la fa poi a tirarla su? Secondo te? Vediamo. Come no? No. Non ce la fa. Solo la scatola? Solo la scatola. Magari lancia la scatola. Sì, solo la scatola, vediamo un po'. Mi ha fatto. Allora aspetta, sposta la scatola, fallo partire e metti la scatola sotto. Perché in questo modo nice. Parte più sopra. Esatto. Vai. Lo blocco. E lui tanto il meccanismo è quello dentro, esatto. Quindi non gli importa da dove parte. Agitata. Big brain. Vai. E ora sono controllati? Quindi sì, posso, sono linkati al mio casco quando si avvicinano a me. Ero troppo lontano. O quella cosa a scherma. O quella cosa a scherma. E quindi in realtà le cisterne servono per schermare. In realtà ci stanno i privilegiati dentro. Cioè hanno preso una zona. O ci stanno i non pronti. Secondo me o i non pronti o i privilegiati. Perché tu che cosa fai? Ti metti dentro la cisterna, sparano un impulso elettrico che fotte il cervello a tutti quanti gli altri e poi tu esci. Mm-hmm. Capito? Mm-hmm. Oppure appunto è semplicemente distanza. Ne abbiamo presi altri tre. Che ci famo? Pure. Ah, ora ci facciamo scoperchiare sto cazzo da loro. Dai ragazzi. Non lo so, torniamo su, cioè. In realtà con l'ascensore. Cristo. È andata così, ragazzi. È andata così. Non è così, fratelli. Io no, il mio è adesso. Era riferito al fatto che ero convinta che ci fosse un trasmettitore qui dietro. Mm-hmm. E quindi se tu lo togli, poi come li controlli? Ma non è il mio casco che disattiva, il mio casco era dall'altra parte. E poi comunque il mio casco ormai non so perché funziona. In realtà potrebbe essere loro il fatto che il bambino faccia funzionare lo stesso il casco. Eh sì. Perché il casco. Perché noi abbiamo visto che il ricevitore. Ma non è questo. Gesù bambino. Cazzo di questi cani di merda. Belli cani, quando sono dell'altro. Quindi bisogna tornare in acqua. Vorrei incontrare chi ha fatto il sound design di questo gioco e non parlargli. Tra l'altro corre lentissimo con il. Forse la torcia? La torcia. Però ah, siamo arrivati in siamo arrivati al momento no chat. Sì, sì, sì. Ciao chat. No, due. Ehi. Stai buono. Stai buono. Mamma mia, che paura che fa quando si avvicina in quel modo. Dai, continua a cacciarli. Eh sì. Continua. No, continua a cacciarli. Che i cani sono controllati. Però non sono morti i cani. Cioè i cani sono controllati. Appena ho tolto il controllo, i cani sono andati per i cazzi loro, magari spaventati dal luogo o anche solo dal fatto che boom, hanno riacquisito la coscienza, oppure sono addestrati per reportare la rottura di sti cosi.
Ho rimesso la chat, ragazzi, mi raccomando. Non è che cambiano i giochi e si può anticipare la soluzione degli enigmi, anche in questo caso. Ma poi voglio dire, cioè, letteralmente l'unica cosa da fare qua è capire che oggetto usare o che in direzione andare. Dai, dai. O l'impulso ha dato fastidio ai cani, o sono controllati anche i cani. O il gameplay. O il gameplay, però insomma. Uno deve comunque tenerlo di conto. Sì, i cani sono un botto fatti okay, bene. Ok, abbiamo altri tre nuovi. Quindi siamo con... dobbiamo farne 19, però con me compreso probabilmente, quindi 18. No, dobbiamo farne 18. Eh sì, è quello che dicevo anch'io, esatto. Adesso andiamo al piano di sopra, dove possiamo fare un bel po' di roba. Possiamo liberare quello che stava... quelli nelle gabbie, quello tutto a sinistra all'inizio. Andiamo per ordine. Tutto quello a sinistra all'inizio, che tanto vai. Io già riuscivo a smuoverlo un pochino il cancello. Con easy. Tutto questo plotone posso, guarda, arrivare in cielo. O i cani sono aggressivi perché controllati come il maiale con il parassita? Non sembrano però parassitati. Però sì, potrebbero essere aggressivi perché appunto c'è un impulso che li controlla. Esattamente come il maiale con il parassita, ma in maniera del tutto naturale, è aggressivo perché è controllato. Sì, è veramente Abe questa parte qua. Comunque realizzo adesso che oggi ho spostato la cam, perché sennò stava sulla vita del tuo PG di Dark Souls e quindi è tutta la sera che siamo la cam storta. Stava sul mio PG. Ah. Stava sulla vita di Dark Souls. Io pensavo che fosse voluto. No, cioè sì, era voluto oggi pomeriggio perché esattamente lì c'era la vita. Continuiamo ad andare a sinistra. Ti lanciano. Oltre ad essere sempre più creepy, ti lanciano. Andiamo, ragazzi. Dai, altri amici. Esatto, c'è una frequenza che li rende aggressivi quando lasciamo... Ci sono dei suoni che sentono solo i cani, no? Mm-hmm. Quindi magari ci sono... fischietti che servono. Ci sono dei suoni magari che queste registrazioni stanno mandando che solo i cani sentono. Una volta che noi stacchiamo ste merde, loro non lo sentono più e si prendono bene. E adesso cadi. Però vedi, loro devono un attimo. Devo sfruttare che cosa? Fagli fare tipo questo. E poi. E poi qui. Qui. Un po' troppo tardi. E. Qui. Sì, bravi, la l'invernizio. Cristo di Dio. E un. Cristo de Dio, de Dio, fanno de Dio. Ma ancora la pubblicità dell'invernizio. Penso con quella es. Specifica voce. Dai, fra. Ok, ce l'ho fatta. Aggressive. C'è qualche cosa qui? Solamente il rumore di palle. E ora come torno su? Finito già softlockato? No. Eccomi. Let's go. Quanti so? Tanti. Sono tipo 12. Mancano quelli con la gabbia 4, su 6, 8, 10, 12, 13 sono contato. Mancano quelli con la gabbia su. Nella bilancia ce n'erano due, uno sopra e l'altro accanto, ma verrà attirato dal casco. Secondo me mancano quelli della gabbia e abbiamo finito. Che sì, un bel esercitino, Bimbi. Però non portarli adesso, che magari ti servono per prendere... Cioè, no, sicuramente ti servono per prendere quelli su. No, no, infatti sto andando su io. Non sono tutti operai, alcuni però lo sono, è vero. Proprio come se appunto avessero lanciato un impulso elettromagnetico sonoro... su una città intera, brava. E tutti quelli che stavano facendo qualcosa... Taglie, il contadino, l'operaio... Tutti quanti fottuti. Il casco dell'operaio è importante perché vuol dire che questo tizio non è che è stato preso, che facevano portare al laboratorio con l'elmetto del lavoratore. Sono gli alieni.
Sono... Oddio, potrebbero buttarla sui rettiliani, che cazzo ne so. Però avete ragione, e ha ragione Chiara, cioè è proprio come se incontrovertibilmente umani, no, di prima a destra, alcuni umani sono stati mind controllati. No, oddio, sì. Per vedere che c'è nella pressa. Ti prego. Ok. Ragazzi, non fate cazzate. Pad? Sì. Ah, sì. Non so, sonoro intendi? Sì, sì, sì. Ehi, bro. E tu no? Questo non deve trascinare giù. Questo sarà del tipo arrivi che te ne manca uno solo ed è lui. Allora andiamo, bro. Lui è proprio... E allora no, devono essere vivi. Non sono... Sono morti nel senso che secondo me non potranno mai più liberarsi da questa condizione di essere dipendenti dal casco, ma se sei morto non puoi essere controllato. Minchia, che pena. Di questo era proprio morto. Guarda, si alza la pressione quando... Guarda questa musica strana. E guarda, i tubi anche si gonfiano, credo. Sì. Sì. Quindi è proprio, sono colpi d'aria, tipo. Il tubo si gonfia. Sì, sono lobotomizzati e quindi secondo me non potranno mai più tornare normali, però se muori, muori. Punto. Anche a me sa tanto di finale comunque. Sì? Con questa musica sì, secondo me... Secondo me questo è l'enigma finale. Beh, se vogliono farne uno più complicato di così un po' comincio a temere, eh. Questo era bello esteso. Ah, e raga. Ma no, dai. Che fa? Non vanno per la diosi. Mi spiace, ragazzi. Vi trascino uno a uno. Madonna. No, ovviamente non vogliamo sapere a che punto siamo. No, 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 no. Non ci dice niente, non ci dite niente, non ci dite niente. Però sì, hai ragione. Potrebbe essere il finale. E torna giù. Aspetta. Voglio essere sicuro. Sono i fari qui. Grazie Erchio della sub. 5 mesi insieme, Pugheroni, ti seguivo ai tempi delle teorie prima di Sole e Luna, anche se poi ho perso interesse al mondo Pokémon. Ti ho scoperto grazie al maestro e mi sono anche riavvicinato al mondo dei Pokémon. Beh, bella. Grazie mille, grazie della sub. E beh, godereccia la situazione, piuttosto godereccia. Meno 18 sub alle 3003. Grazie mille a chiunque ci aiuterà a raggiungere il risultato delle 3003. Vi ricordo che se vi iscrivete anche con la sub Prime o con 3,99€ o regalando le sub, supportate anche il lavoro che facciamo su YouTube. E su YouTube facciamo, Cristo, videoni belli lunghi. Ormai anche la community di sub inizia a chiamarlo maestro. Ho visto, ragazzi, ormai si chiama il maestro. Giusto, devo trascinare i poveri cristi. Mi confortano sempre tutti? Sì. Sì, sì. Penso che voglia... Esatto, mancano 18 come le persone fantocce, ragazzi. Uno per uno non fa male a nessuno. Adesso ci mettiamo il casco e 1000 euro l'uno. Ok, ma sono ancora io. Ancora vivi? Minchia, allora come cazzo ha fatto a morire quello? Boh. Allora, potremmo dire... Passami il termine, gli si è rotto il chip. In realtà forse sono morti.
Non gli funziona il chip. Grazie Victor, sono drogato del vostro lavoro. I vostri video e le vostre live mi accompagnano per tutta la giornata. Complimenti per la qualità, un abbraccio. Grazie, grazie Victor, mille. Grazie mille. La sub è il modo migliore per ringraziarci. Meno 17, si vola con queste 3 miliardi. Schifo. Grazie. Madonna, senti sta musica. Che bella però. Devi andare a prendere il tipo perché sennò conti tu. Ah no, conti anche tu. No, ragazzi, brividi. Guarda sto povero bambino che è lì che si guarda intorno. Solo che è fatto veramente col cuore. Ogni singolo momento ti vogliono raccontare. Vi rendete conto che non ho detto una parola? Abbiamo giocato per ormai quasi 7 ore a sto gioco e non ho detto una parola. Eppure hanno detto tutto. Hanno detto tutto. Non ho detto una parola. Bene. Sono missili. Il casco si è fritto. Sono finito. Il prossimo sono io. La scatola è per farmi capire quello che mi aspetta. Sono bombe d'aria, sì. Per quello aumenta la pressione. Sound design comunque anche di questo gioco. È fuori di testa sto gioco, ragazzi. Cioè non so con quanti soldi sia stato fatto, ma piscia in testa un botto di roba che conosco. Si sono rimasti i piedi fermi. Ci sono... Il corpo si è spezzato, ma i piedi sono rimasti qua. Che credo che possa essere realistica. Penso come cosa. Sì. Devo arrivare. Qui. Vai. La leva credo disattivi. Ah no, in realtà la leva tira semplicemente su. Guarda anche le apparecchiature elettroniche. Che pro sta roba? Qui stanno davvero facendo dei test di bombe. Dei test militari. Oppure non è un test, ma è il funzionamento del trasmettitore più grosso. Could be. È una porta quella? Così questo coso gira. Perché ti para la scala. Ah, certo. Ti puoi usare la scala. Fermo. Voglio vedere se ci sono cavi gialli, ragazzi. Perché questo è un cavo qua dietro, ma non è giallo. È un cavo e basta. Secondo me deve stare più su. Ma in teoria salendo abbastanza ci sei. Cioè non sembra che sopra. Dici se mi metto qua al muro. No no no. Se continui a salire e poi sali sopra. Esatto. Ok.
bella. Aspetta, mi sono mosso troppo tardi. C'è una scatola lì giù. Troppo tardino, minchia. Lo sviluppo 2 milioni di euro. Pure pochi questo gioco. Ciao. Ma sopra ti arriva lo stesso da tutto? Cioè se tu esci... Sopra ti arriva lo stesso da tutto. Scusate. A meno che tu non lo lasci che va. C'hai ragione. Deve andare. Perché in questo modo lo rincontrerò dopo. Adesso andiamo. Cristo, non ce la farò mai. Quasi. Tosto questo cazzo. Tosto questo cazzo. Minchia, siamo già in streaming da 3 ore, sono volate. Dobbiamo ritrovarci la stessa situazione, quindi vado ora. Quasi. Ora. Aspetta. No, non proprio. Allora. Ok. Adesso dove? Minchia. Ce la farò? Perché l'ho fatto bene. Wow! Madonna che brivido, raga. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Mamma mia. Bellissimo. Mamma mia. Mamma mia. Wow. Fuori di testa. Fuori di testa. Ero lì proprio. Fuori di testa sta roba. Un po' di cose, ecco appunto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, uno, due, tre, quattro, cinque. Bravissimo. Grazie Widowmaker della sub. Bravo. Benvenuti, entrambi sub per la prima volta, vedo. Grazie Dreadnought, grazie Widowmaker, grazie della fiducia. Seduti. Prima di attivare la leva, osserviamo la stanza. Sì, sì. Sono dei manichini questi. Dici? Sì, decisamente. Sì. Delle maschere. No, sono proprio manichini. Ah, hai ragione, sì sì, di quelli dei crash test. Mm-hmm. Quello mi sa che ti conviene avercelo a portata di mano quando attivi la leva. Questo? Sì, mi sa che ti conviene rimetterlo dove. Ok. Grazie Clusart di aver regalato una sub. Gentilissimo. Grazie mille. Meno 14. Grazie ragazzi. Thanks. Many many thanks. Ah. Sei stata saggia. E certo, per il crash test. Volevano vedere quanti danni facesse questa roba. Quindi no, sembra proprio un'arma militare.
Volevano vedere quanto potesse distruggere sta roba. Stavano simulando la presenza di uomini. Stanno testando una bomba, ragazzi. Stanno testando una bomba. Volevano vedere quanto potesse essere distruttiva. Grazie, Shooter. Quanti abbonamenti nuovi, ragazzi. Benvenuti. Grazie di supportare il nostro lavoro. Spero che rimaniate anche nei mesi a venire. Grazie, Shooter. Grazie mille. Grazie davvero. Meno 13 sta per partire Light Train. Grazie. Gentilissimi, davvero. Grazie mille. Penso questo entri di diritto nei... nella top 5 giochi per sound design. Fuori di testa. È una bomba sonora o d'aria? Sembra d'aria, ragazzi. Boia. Spacca il palazzo. Ma che... cos'è successo? Avevi questo binario che fermava la porta e poi non ce l'avevi più. Ragazzi, me lo sono perso. L'aria genera il suono. Beh, sì, avete ragione. Devi aspettare di meno. No, ah, però me la devo portare. Però appena arriva l'onda d'urto devi partire subito, se no non ce la fai, perché comunque pesa la porta. Hai ragione. Cioè non deve esserci la bomba, perché sennò la porta via. Fermo. Esatto. Vai. Vero. Cristo. Quasi ferma. Mi devo fidare. No, no, non è vero, eri, era frame perfect. Eri praticamente lì. Non è vero, era frame perfect, non è vero. Vabbè. Niente. Stavolta invece me la sto sentita sgagai. Ma ci sono. Mio Dio. Anche giù. Da più di corsa, mi sa. Sì. No, no. Vai. No, mamma mia, è giusto però. Cosa è successo? È un barile. Ti ha preso al volo un barile. Però è giusto. No, no, certo, muoio con un barile. Capito, ho capito, ho capito ora. Devi fermarti là. Sì. Ho capito adesso, ragazzi. Senza fretta, ti vuole far avere fretta qui il gioco. Bravissimo. Grazie Fick Chamber della sub, un anno insieme. Grazie mille, meno 12 sub al sub goal. Grazie. C'è il 3003, però va benissimo. Ok. Mod. Grazie Kaido Micke. Grazie mille. 5 sub regalo, grazie. 3293, thanks. Mod. O comunque chi lo sa. Quanto siamo vicini al finale? Cioè se siamo vicini al finale, se lo finiamo. Sì.
No, direi che possiamo fermarci qui, dice Gabri. Cazzo. Lontani, ok, ok. Su questa musica. Possiamo entrare? Un altro pochino. Un pitinino. Perché sembra proprio il momento del reveal. Sì. Altra live tranquillamente, ok, ok. Ok, però un altro pochino. Una stanza, ok, va bene. Siamo al sicuro adesso. Grazie Cursed, let's go. 3003. Grazie mille. Siete dei poghelli. Grazie. Grazie Simone 91. Altre 5 sub in regalo. È partito l'hype train. No, ancora no, ma perché coglione. Cioè, ma fra, ma hanno regalato 10 sub e non parte l'hype train. Ma sei fuori. Grazie mille ragazzi. Grazie davvero. Sempre più vicini, grazie. Grazie Renna Blu, è partito l'hype train. A questo punto grazie mille a chiunque lo finanzierà. Grazie, grazie ragazzi. Thanks, cuori, thanks. È vero, non abbiamo fatto il momento wallpaper. Non possiamo chiudere. Dobbiamo trovare un momento wallpaper. Andiamo avanti fino alle 3. Non disdegnerei in verità se non fosse domani un'altra lunga giornata. Grazie controlla, cuoca. Controlla. Ok. Non si sa mai. Comunque ragazzi, questo gioco è bello figo. Incredibile. Cioè, questo gioco è bello roba. Cioè questo gioco per me è più bello di 91. Cioè questo gioco per me ha tutto. Sì, questo gioco è vicino alla perfezione perché ha tutto. Ha un setting stra interessante, sono super mega coinvolto, voglio sapere di più. Grazie Pietro Square che converte da Prime Gaming a livello 1. Grazie. Questo è il momento regali della community. Lo vedo. Grazie ragazzi, grazie, siete dolcissimi. Grazie. Grazie mille. Sub regalate, conversioni, thanks, thanks. Speriamo di farvi passare delle belle serate. Ok? Grazie. Il setting. Sono dentro. Questo è quello che Stranger Things gradirebbe essere, ma non lo è. Ok, lo è vagamente la prima stagione, ma questo qui gli dice: guarda, zii, si fa così. Si fa così, esatto. Cioè, se vuoi vedere un attimo, vieni, ti fa un giro, ti faccio vedere. Due, a livello di gameplay, i puzzle sono bellissimi. Sono bellissimi, ti fanno pensare, ma certo, e sono mai contorti, ma mai semplici. Sono quella giusta via di mezzo del ha fatto click il cervello, figata, dovevo fare questo. E quando lo vedi, quando lo capisci, quando lo visualizzi, comprendi lo sforzo creativo che c'è stato dietro. Io avrei apprezzato puzzle più complicati. Tu però sei particolarmente avvezza ai puzzle, ci sta, assolutamente. Ok, però se questo gioco si categorizza come puzzle game, certo. Io ti dico... Li avresti voluti ancora più complessi? Un po'. Un pochino sì. Cioè, io invece sono accostissimo. Senza necessariamente arrivare a cose frustranti... Però qualcosa di un pochino più challenging, un po' meno lineare, mi avrebbe fatto piacere. Però non è ancora finito, quindi c'è sempre tempo. Assolutamente. Grazie Giacomo, 2 sub in regalo. Grazie mille ragazzi, grazie davvero. Grazie, thanks. Da un leak è emersa una data per Summer, ragazzi, il 20 aprile. Quello si fa siamo day one là, proprio, mamma siamo là mia. Proprio subito, 20 aprile, minchia, 20 aprile tra un mese, sarebbe incredibile. Tra l'altro è Super Liminal, è da una vita che lo voglio giocare. Grazie MRTCG che si abbona con la livello 1, grazie mille. Super Liminal è un gioco di puzzle ambientali. Sì, giusto. Però... che tra l'altro è molto interessante anche il tema proprio degli spazi Super Liminali. Dicevo, grazie a Mr. TCG che si abbona per la prima volta con la livello 1, quindi grande salto di fiducia anche di Mr. TCG che ci mette 3,99€ per la prima volta per il suo primo abbonamento, quindi grazie, livello 2 dell'Hype Train quasi completato alle 1 di notte, grazie davvero. Un tempo non pensavamo di poter fare ancora 1360 persone collegate all'1 di notte, no? E invece, eccoci qua, mezza un po'. Superliminal è proprio un gioco per te, ma allora dai ragazzi, serie su Superliminal. E quindi i puzzle mi stanno piacendo tantissimo. Mi piace tantissimo la colonna sonora, incredibile. Mocadelic, quella Wavely, elettronica ambient, fighissima. Anche un po' post rock, anche se non ci sono le chitarre. Sound design fuori di testa. Madonna. Ambienti sempre diversi,
quindi anche proprio il modo in cui è costruito questo mondo, questa facility degli orrori è sempre diversa, non sei mai nello stesso posto due volte, pieno di dettagli ambientali. Il sound design non si limita a quanto effettivamente siano azzeccati i suoni che vengono riprodotti, c'è una sceneggiatura sonora sì. che è filosoficamente in linea con il modo in cui viene gestito il suono e la colonna sonora nei giochi horror, quindi hai la storia che ti viene raccontata anche tramite la host che viene riprodotta. Vero. E quindi soprattutto in un gioco che non ha nessun tipo di dialogo, andare a sottolinearti questa azione che hai compiuto è esattamente l'azione che dovevi fare con il suono, è letteralmente sceneggiatura. Hai ragione. Ed è bellissimo. E tante paure affrontate, tutte con efficacia. Ho paura dei cani, ho paura dell'acqua, ho paura Cos'è Sea of Solitude? Vaffanculo! Capito? E il modo in cui è animato il bimbo, il modo in cui muore il bimbo, sono tutte cose ragionate, situazione per situazione. Lui allora sta spostando il morto, si guarda intorno e per di... Minchia, sto spostando un morto per andare avanti. Non parla, ma parla. Davvero, Little Nightmare mai giocato, ragazzi? No, mai... ma ce lo stanno descrivendo come ispirato figlio di Inside, sì. Cioè, io ho paura un po' a giocare Little Nightmare semplicemente perché io voglio trovare questo poi. Spero che sia a livello Little Nightmare, o magari spero di leggervi scrivere superiore. Però questa roba è... Questa è arte. Roba. Questa è arte. Questa roba è uno dei giochi, se uno mi dice, mi consigli, raga, costa 4 euro. È in sconto, costa 4, è gratis su Epic Games. Ne costerebbe 20 normalmente, però ora è in sconto a 4 euro e, cioè, non ve lo dico per di, ma sta gente qui, come magari per Somerville quando uscirà, deve essere supportata. Cioè, questa è la gente che dice, io gli ho dati volentieri sti soldi a questo punto. Direi Inside figlio di Little Nightmares, quindi is this a Metroidvania momento? Ah, perché viene prima, io non lo so, ragazzi, No, al contrario, a me hanno detto che vengono prima i giochi di Play Dead. Allora, questo 2016, Limbo è prima. Limbo è sempre di Play Dead. Punto. Ah, beh, sì, certo. Limbo 2010, i Little Nightmare di quando sono. No, il primo Little Nightmare è successivo a Inside. Quindi. E quindi, vabbè, sarà stato in sviluppo prima. Sì, però sicuramente non puoi dire... Non puoi dire Little Nightmare figlio, cioè Inside figlio di Little Nightmare. È arrivata la mia. Non sei incastrato dentro, vero? Uff. Io ho paurissima di questa cosa, ragazzi. Cioè, neanche per me, Bonnie, la mia paura più grande è perdermi i segreti. E in teoria posso superare la porta e vedere cosa c'è. Ma vai a cagare. Non arriverai mai vivo in superficie. No, anche perché mi ha fatto tipo morire speed upando. Allora, io non conosco Little Nightmares se non per... Io ci ho giocato qualche ora su Stadia, perché era gratis. Per qualche screen, qualche mini video. Grazie. L'impressione che mi ha dato è di essere molto più videogioco e molto meno cinema d'autore. Cioè, immagino che Little Nightmare possa avere un gameplay più complesso, più stratificato. Ho capito, però è più un videogioco, però mentre questo più un videogioco. Questo hai ragione, questo è quasi cinema a volte proprio. Vero, è vero, hai ragione.
questa roba è proprio figa. Questo è uno dei, se uno mi dicesse davvero devo giocare 10 giochi, forse ci metterei Inside. Soprattutto grazie a Luke Mon della sub, dopo un lungo periodo di assenza felicissimo di tornare a supportarvi. Grazie mille. Soprattutto se si tratta di una persona che non gioca ai videogiochi, perché questo è un raro caso di risposta alla domanda cosa si può fare con i videogiochi. Mm-mm. Questo, che è una cosa diversa dal solito, però è qualcosa che non puoi rendere con nient'altro che con un videogioco. Questo è letteralmente lo stesso concetto di Gris. Basta così, però ci hanno detto una stanza, ci fermiamo qua. Ok, dicevo, questo è esattamente lo stesso concetto di Gris. Gris ha le componenti videoludiche ridotte all'osso. Anche lì le uniche cose che hai effettivamente di gameplay sono enigmi ambientali, quindi io penso che concettualmente siano molto 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 simili, perché non trovi un vero e proprio spessore videoludico dentro Gris, così come non penso tu possa trovarlo qui. Io comunque ce lo sto vedendo, i puzzle a me stanno piacendo proprio anche dal punto di vista di gioco. Sono molto funzionali al non sì. Voglio che sia un walking simulator da punto A a punto B e quindi nel mezzo ti metto qualcosa da fare. Sì, però cioè non è quello che io andrei a giocare pensando voglia di giocare a un gioco di puzzle. È necessariamente un problema, cioè io non sto dicendo questa cosa come se fosse un punto negativo, io la prendo come dato di fatto. Esattamente come amo alla follia Gris e penso che le sue componenti di gameplay siano un abbellimento e non un fattore principale preponderante. Cioè quello che tu fai nel momento in cui giochi a Gris è fare questo viaggio dalla parte destra, dalla parte sinistra alla parte destra, con tutto quello che c'è in mezzo che ogni tanto ti chiede di saltare, ogni tanto ti chiede di essere pesantissimo per rompere qualcosa. Cioè è concettualmente veramente tanto simile, perché le cose che vai a risolvere non sono tanto tanto complicate. Hai anche lì qualche momento un po' più di tensione dove devi scappare. L'inseguimento. Però il punto qual è? Raccontarti un'emozione, no? Farti provare un'emozione e farti vivere un'esperienza attraverso l'impatto visivo e la musica. È letteralmente quello che sì, fai. Sì, sì, hai ragione, questo sì. E al Gris io non gli trovo un difetto. Infatti è, quindi tranne che per il recensore di IGN che gli dette 6, è acclamato universalmente. Ognuno il suo. Non lo so, emotività di un cucchiaino per dire. Per me questo, gioco è incredibile. E anche Gris è. Ragazzi, 3 ore e 25, volate. Gran gioco. Vi faccio fare, grazie Andrew della sub, grazie mille ragazzi, appena livello 3 alle 1, ma di cazzo parliamo. Little Nightmare 1 meno cinema d'autore, il secondo recupera tantissimo, vedetelo come Inside ma più grottesco. Okay. Ma per me possiamo farlo anche subito dopo e poi fare Limbo per non fare doppio play dead combo. Facciamo Little Nightmare, poi facciamo Limbo, poi facciamo Little Nightmares 2. E poi facciamo Somerville, se effettivamente è il 20 aprile. Poi facciamo Somerville, sperando che sia... Io, guardate ragazzi, avrei voluto recensirlo, ma non lo faccio. Ce lo giochiamo insieme in blind, ok? Sub goal via... Dov'è goal? Sub goal singolo... Count ticker no. Siamo social, eccolo, esatto. Qua vai ragazzi, lui che guarda così? Nel vuoto no. Dove? Dammi il joystick, no. Fammi vedere come si salta così. Non c'è molto però di... A me piaceva l'affaccino, ma secondo me abbiamo perso un po'. Che succede se casco? Ti metti nel mare. Oh mamma che ansia. Come fa? Fatelo mentre sta nuotando per salire, così. Bello. Magari non mentre affoga? Non mentre affoga, no. Invece questo è wallpaper, momento wallpaper.
Ragazzi, grazie mille per essere stati con noi, è stato stupendo, un'altra bella live, ci vediamo domani. Doppio appuntamento, sarò da Every Eye per Stranger's Paradise, Stranger of Paradise, perdonatemi, il Nioh-like di Square Enix, Final Fantasy Origin, che ha preso qualcosa come 6 da tutti, quindi tendenzialmente non mi aspetto granché, però lo andiamo a provare, da Every Eye, e poi... anche perché 6 è un voto particolarmente basso, se come al solito pensiamo al linguaggio e alla stampa internazionale 6 equivale più o meno a un 4 di un utente. E domenica c'è il 7 fiori, ragazzi. Sabato c'è il Pog, venerdì sera c'è il Den Ring, sabato c'è il Poggen, domenica il 7 fiori, quindi purtroppo a malincuore questa settimana salta la veteran con Mike, ma non tutto il male viene per nuocere, tutto tentar vale men che nuocere, questo non c'entrava niente ma volevo memare. Perché così la veteran ve la godete avendo gustato il finale e il video analisi di, dei Sinoiani. Quindi fidatevi, it's for the best. A meno che non recuperiate martedì. Secondo me invece è più figo se la gente si collega dopo aver ascoltato il video e dopo aver visto il mio finale della blind. La donazione di Ciccio Bug. Oh, scusa l'off topic, credi che il protagonista di LPA sia morto? Il nostro mondo, motivo per cui il Chaos non c'è nemmeno menzionato il tornare a casa, approfittare della nostra morte è per spoilerissimo per chi segue la blind run. Ma cosa? Quello che hai appena detto, spero che nessuno di voi abbia davvero ascoltato. È tipo letteralmente parlare del finale 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 del gioco, questa storia. Vabbè, ho capito. Non tornare a casa è qualcosa. Ho capito, abbastanza... ma la conf... Scusate ragazzi, perdonatemi, sono le 1 di notte e ho letto senza pensare. No, comunque, non credo che sia morto, non penso. Scusate, vi chiedo scusa. Vabbè. Cancellato tutto. Cancellate tutto. Tutto, scusate. Tutto. Ok Gabri, assolutamente, quella cosa la facciamo domani mattina, va bene? Ragazzi, scusate, sono un Chad, sì. Scusate, VOD scomparso. No, ora, secondo me non è uno spoiler grande. E però perché non... queste sono cose difficili da comprendere in quanto spoiler, perché non sono uno spoiler di una cosa che c'è, sono uno spoiler di una cosa che non c'è. Però se ci pensate, è effettivamente spoiler anche questo. Sì, scusate, sorry. Tranquillo. Bene. Tom Holland di Twitch Italia, assolutamente sì. Buonanotte, ci vediamo domani. Bacetti. Ciao. Ciao. Ma le transizioni fanno schifo ora a OBS? Ah no, le ho tolte io, ho sbagliato, scusa. Oh Franca. Com'è? Stinger. È Stinger. Dio Madonna, ciao.